in collaborazione con Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza, San Benedetto del Tronto. I Due Re, ristorante pizzeria, Lungomare Piermanni, Civitanova Marche. Ready Car è a Chiesa Nuova di Treia. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, è il 33esimo appuntamento stagionale con la nostra trasmissione, fermi i campionati dilettantistici regionali per la disputa appunto del torneo delle regioni. Le Recanatese e Vispesaro hanno ottenuto i risultati probabilmente più importanti della domenica. Ricordiamo intanto che l'Ascoli ieri pareggiando a Como ha comunque compiuto un altro step importante verso la tranquillità. Oggi era l'ultima attesa giornata di stagione regolare in Serie C ed il derby del Tubaldi non ha tradito le attese, almeno quelle dei tifosi giallorossi, con un 4-0 all'Ancona che costituisce l'ennesima perla di un'annata memorabile e che soprattutto quest'annata ci sono buone possibilità che per la Recanatese non finisca qui. Magra figura invece quella dei dorici, ma tutto lascia pensare che si sia trattato di un episodio. La Vis fa il suo dovere, batte la Carrarese ed ora ai play-out attende il Limolese, comunque una gran brutta rogna per la formazione biancorossa, mentre pari della Fermana a Sassari in un match per i gialloblu praticamente ininfluente. Sempre strepitoso il campionato della Vigor Senigallia in Serie D che batte l'Avezzano con un gol di Marini ed accorcia a meno 4 sul Pineto, che invece strappa in extremis il pareggio contro il Porto d'Ascoli. Il Fano consolida il suo quarto posto espugnando con una rete di Drolet il campo del Cinzia Albalonga e vince anche la Samba 1-0 sul Vasto Girardi. Gravissimo invece il KO interno del Monte Giorgio con il Matese, mentre c'è ancora vita sul pianeta Tolentino che non abbandona del tutto le speranze di evitare la retrocessione diretta, tra l'altro con un gol che poi vedremo da 65 metri. Questi sono gli argomenti di cui parleremo oggi, quindi linea e microfono a Giulia Carnevale per la presentazione degli ospiti. Ciao Giulia. Salve, buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi. Grazie per essere sintonizzati sul nostro salotto della domenica sera, le Marche nel pallone. Alessandro Sbaffo, dalla Recanatese, ben trovato Alessandro. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Com'è andata questa giornata di campionato? Diciamo, siamo agli sgoccioli. Diciamo benino, dai. Titolo della giornata, non volete andare in vacanza? Benino, dai, benino. Una piccola curiosità, Alessandro, sì. Non ti troviamo nei social network, in una società che invece insomma un po' lo richiede, no? Siamo tutti connessi, veloci, clicchiamo, navighiamo, visualizziamo, postiamo. Come la vivi questa cosa e perché sei al di fuori di questa realtà? Ma non lo so, certe volte la mia compagna dice magari che, non so, WhatsApp la cercano in tanti, diciamo che io, ecco, non saprei gestire questa cosa, magari essere cercato un po' da persone così anche in modo normale, quindi preferisco stare con il mio telefono normale, cioè una volta era normale, adesso non va più bene, però ho un telefono normalissimo con gli sms e le chiamate, mi trovo bene per le emergenze, quindi vado avanti così tranquillamente, non... È un passo che ancora non sono pronto per questo passo. Te la senti? No, ancora no. Bene. Devo migliorare. Prego. Vicino ad Alessandro c'è Gianluca Dottori, che è l'allenatore della Primavera 4 della Recanatese, ma qui è in duplice veste anche come presidente dell'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori. Questi ragazzi, Gianluca, dicevo, non vogliono andare in vacanza, no? C'è questa voglia pazza di continuare a sorprendere. E noi da fuori siamo contenti. Siamo contenti di fare solo i complimenti ad Ale, a tutta la squadra, al mister, per quello che stanno facendo. Hanno fatto, penso, un campionato sotto gli occhi di tutti. Perciò, se lo so che Ale non so cosa è d'accordo, però noi siamo contenti. Se il loro campionato continua, noi siamo contenti. Sì, anche perché poi la sosta se non era troppo lunga, poi devi allenare da solo, invece così magari la speranza che... La stagione balneare può attendere, sì, dai. Sì, la stagione... dai. Comunque adesso, Alessandro, andando un po' più sul serio, è una vittoria e una domenica che certifica anche il vostro stato di forma, no? Che è assolutamente eccellente, nonostante 38 giornate sulle spalle. Sì, sì, è la crescita che comunque stiamo facendo da un po', no? E la cosa bella, l'orgoglio è per tanti giovani che proprio hanno fatto una crescita
esponenziale durante il campionato. E vuol dire che si sono trovati bene, questa è una cosa che inorgoglisce secondo me l'ambiente, perché vuol dire che è un ambiente sano dove la gente cresce. E le partite le abbiamo sempre approcciate bene ultimamente, e anche oggi è stato fatto questo. E era una partita anche, diciamo, anche un po' più particolare, perché comunque è il capoluogo di regione, l'Ancona, quindi noi siamo, cioè io perlomeno sono felicissimo, ma tutto l'ambiente, dai. Ma forse la sensazione in due parole di vedere lo stadio finalmente pieno con 1500 persone, certamente 500 e forse qualcuno in più di Ancona, e comunque c'erano anche 1000 recanatesi, e se ricordiamo dove eravate partiti nel 2020, insomma questa è forse la vittoria più bella. Sì, no, forse non ci si rende conto, però comunque da dentro al campo è bello quando senti l'affetto, c'è poco da fare. E vedi gli sguardi delle persone, poi comunque è un ambiente sano, i recanati sono per lo più famiglie, bambini, quindi penso che oggi è stata una bella festa, anche i tifosi dell'Ancona mi sono sembrati veramente corretti, è stata una partita corretta anche dentro al campo, quindi è stata una bella giornata, un'ulteriore bella giornata per i leopardiani. Un'altra perla. Allora, intanto andiamo a vedere il primo servizio di oggi, una delle tante ex squadre di Alessandro Sbaffo, ossia l'Ascoli, dove penso ricordi ce l'hai anche piacevoli, no, di quelle esperienze. Sì, è una salvezza incredibile. Esatto, se non altro per come siete arrivati a quel traguardo. Sì. In maniera che dire rocambolesca è poco, l'Ascoli invece si sta avvicinando gradualmente quest'anno allo step della salvezza. Ieri è stata una partita importante ed un punto prezioso conquistato a Como, e non era semplice. Vediamo il servizio. L'autonoleggio Alidama è il leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine. La nostra flotta è costituita da utilitarie medie e alta gamma per aziende, privati e professionisti. Inoltre disponiamo di van, minivan, furgoni, furgoni frigo e pulmini 9 posti. Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio. Mamma & Co. è sinonimo di competenza, disponibilità e professionalità. Paola e il suo team sono pronti a soddisfare ogni esigenza, accogliere e consigliare ogni mamma, dal pancione in poi, e ciascun cliente con la loro innata esperienza. Infiniti sono i servizi, dalla lista della nascita e la preparazione del corredino alle carrozzine, dall'abbigliamento alla giocoleria e tutti i prodotti per la crescita del proprio figlio con i migliori brand. Inoltre, preventivi gratuiti e l'esclusiva Fidelity Card. Complicità, qualità e lealtà sono gli ingredienti di Mamma & Co. Centro commerciale La Fornace, Iesi. E vi ricordiamo che potete scrivere al nostro numero WhatsApp per poter condividere con noi i vostri pensieri e interfacciarvi con i nostri ospiti. Un grande saluto ad Alessandro Sbaffo d'Ascoli, lo ricordiamo un ottimo giocatore attaccato alla nostra maglia, onore a te. Continua Sbaffo, giocatore di categoria superiore, complimenti per ciò che hai fatto in carriera, ti ho sempre stimato, sei veramente un calciatore monumentale. Continuano ancora, grandissimo Sbaffo, una salvezza d'Ascoli incredibile, se vuoi ci serve uno come te, complimenti alla Recanatese. Allora, sì, tra l'altro c'è una postilla da fare, perché anche il Como è stato una delle tante squadre di Alessandro Sbaffo che ha girato veramente l'Italia da Reggio Calabria a Como. E invece Gianluca, il tuo cordone ombelicale, diciamo, con Recanati non si è mai interrotto, no? Dopo il famoso titolo nazionale juniores nel 2018 conquistato ai rigori a Forte dei Marmi contro il Seregno, quindi quest'anno c'è stato un ritorno alle origini. Richiamo, sì, della foresta. Sì, diciamo che c'è stata una pausa dopo quello scudetto vinto in maniera clamorosa, c'è stata questa pausa, ma diciamo che poi quando il presidente Cuzzini, il responsabile Thomas Azzani mi hanno richiamato e mi hanno fatto capire che c'era la possibilità di tornare a Recanati, non ho avuto dubbi, nel senso che ci siamo messi a tavolino, ci siamo messi subito d'accordo, e anche perché, come diceva Alessandro prima, Recanati è una piazza tranquilla, una piazza dove si può lavorare, una piazza dove ti permette di crescere, di far crescere soprattutto i giovani, e perciò sono contento di essere tornato. Divagazione, da Jesino a Jesino, Gabrielloni, te lo aspettavi a questi livelli? Ale, pecco di modestia, un'altra scoperta che abbiamo fatto quando era ancora piccolo, l'ho presi
e con me lo portai a fare i giovanissimi nazionali all'Ancona. Lui da Bogliesino fece questo passaggio e fece un'annata spettacolare quell'anno, sotto età ovviamente, e poi fece tutta un po' la trafila con l'Ancona per poi andare ai livelli che sta, perciò faccio i complimenti ad Ale. Perché... Senti, ti faccio una domanda invece subito su questo campionato Primavera 4, no? Molto particolare, in un girone dove c'erano Messina, Taranto, Gelbison, Fidelis Sandria, Giuliano. Da un lato mette a durissima prova logistica ed organizzazione e anche le casse societarie, dall'altro questi ragazzi si abituano un po' a vedere cos'è o no un po' il professionismo, perché significa anche trasferte, ritiri e via di seguito. Sul piatto della bilancia, alla fine della stagione, poi parleremo di come è andata la vostra stagione. Ma penso positivissima, positivissima, sono d'accordissimo con quello che hai detto, nel senso che dobbiamo ringraziare la società che ci ha permesso di fare queste trasferte nel miglior modo, perché non parliamo di trasferte di pochi chilometri, parliamo di trasferte con tantissimi chilometri, e l'abbiamo fatte sempre nella giusta maniera. Andare a Messina con l'aereo non è da poco, no? E perciò, ecco, come dicevo prima, ringrazio il presidente Guzzini che ci ha permesso di fare questa cosa, queste trasferte, di partecipare a questo campionato, che è un campionato Primavera 4, rivisto, sicuramente c'è ancora qualcosina da rivedere, però è un campionato che si sta livellando su medio-alto. È stata un'esperienza insomma interessante, no? Positiva. Anche per questo. Allora andiamo alla Serie C, girone B, ultima giornata di regular season, vediamo i risultati che sono maturati oggi, 38esimo turno, 19esimo quindi del girone di ritorno. Ad Alessandria, Cesena batte Alessandria 1-0, Lucchese batte Olbia 2-0, Ponte della Gubbio 1-1, Recanatese batte Ancona 4-0, Reggiani Molese 2-2, Rimini Montevarchi 1-1, San Donato Tavernelle batte Fiorenzuolo 1-0, a Siena vince la Virtus Sentella 2-1, Torres Fermana 1-1, Vispesero batte Carrarese 1-0, Reggiani in testa con 81 punti, promosso ovviamente in Serie B, Cesena 79 insieme alla Virtus Sentella, ma Cesena al secondo posto, Carrarese 62, Gubbio 61, Pontedera 60, Ancona 58, Lucchese 51, Siena 48, Rimini Recanatese 47, Fermana 44, Torres, Olbia, Fiorenzuola 41, Vispesero 39, Alessandria 38, San Donato Tavernelle 37, Molese 34, Montevarchi 28. Quindi, in attesa di altre decisioni da parte del Tribunale Federale Nazionale, ma di questo parleremo dopo, l'Ancona giocherà il primo turno dei playoff contro la Lucchese, la Recanatese chiude all'undicesimo posto ma momentaneamente, la Vispesaro invece al sedicesimo ed affronterà nei playout Limolese con il vantaggio di 2 risultati su 3, mentre l'altro playout è San Donato Tavernelle contro Alessandria. Un'altra stagione, Alessandro, memorabile per voi. All'insegna dell'averci sempre creduto, no? Oppure qualche dubbio, ma devi essere sincero, ti era venuto dopo 9 partite, 4 punti? No, tanto no. Ormai si può dire, dai. No, perché comunque effettivamente, cioè noi con 16 punti, se non sbaglio, eravamo salvi anche nel girone d'andata, quindi comunque anche quando sei ultimo e sai che c'erano delle difficoltà, però sai che... Cioè, fai 2 risultati positivi e sei lì, infatti come è successo nel giorno d'andata, fatto Siena e Alessandria, eravamo già sopra, quindi quint'ultimi o ecco quelle zone lì. Quindi comunque abbiamo sempre pensato molto al presente, a quella settimana, a quella partita che poteva essere decisiva per noi in quel momento, che doveva essere la prima vittoria, e poi che sono stati quelle vittorie importanti fuori casa che abbiamo cominciato a fare, e poi quando siamo ritornati al Tubaldi, quelle vittorie che dovevamo fare al Tubaldi, perché io avevo sempre detto che comunque la salvezza nostra doveva passare per il Tubaldi, perché era normale così, e anche se, voglio dire, fuori casa abbiamo costruito gran parte dei punti, però alla fine i punti li abbiamo fatti anche in casa e abbiamo fatto vittorie molto importanti e decisive. Certo, questo è fuori discussione, però tu hai dimenticato una cosa. Io ho sempre ritenuto che la svolta della vostra stagione è stata quella tua zampata al 90esimo a Pesaro, no? Rigenerante per la classifica, tocca sana per la fiducia, l'autostima, per trascorrere un Natale sportivamente sereno, sì. E per dare una svolta. Secondo me lì è girata la stagione. È lì importante. Perché sai, quelle partite che vedi quel segnale, no? Era da 0-0 tutta la vita quella partita? Sì, e poi, come hai detto tu, vai a fare il Natale, che cioè, non è, no, veramente, perché non è,
Vai a fare il Natale tranquillo, sono 10 giorni quelli che comunque li fai con uno spirito diverso, perché un gol al 90esimo. E se non sbaglio, forse è un caso, forse no, poi ritorni dopo la sosta e batti 4-2 la Carrarese, forse quella è stata la miglior partita, secondo me, almeno in casa, che avete disputato. Ma secondo me, effettivamente, se guardiamo le partite, nel girone di ritorno abbiamo cominciato a farle in un certo modo che non erano quelle del girone d'andata. Hai cominciato a subire meno, hai cominciato a essere più pungente in attacco, a fare più occasioni. La Recanatese come squadra è migliorata molto, è cambiata nel girone di ritorno, questo è palese. E merito di tutti, merito dello staff, merito del mister che comunque ha provato anche a altri moduli, all'inizio ha provato a trovare la quadra e ci è riuscito, quindi grande merito a loro su questa cosa qua. E la squadra ha avuto cuore, cioè, ma veramente non è per dire le solite frasi, c'è stato orgoglio, c'è stato cuore, c'è stato tante persone che non volevano che finisse male, perché comunque per arrivare in Serie C c'era stata fatica, perché vincere il campionato è sempre complicato e non si può, dai, buttare e tutto, quindi, all'aria, sembrava poco, un anno solo, dai, era un po' poco. Senti, una battuta sempre all'insegna della sincerità: più sorprendenti i tuoi 14 gol senza doppiette o i 10 di Carpani? Cosa devo dire? Se dico Gianluca, cosa dici? No, non ci credevi in me. No, per me Gianluca ce l'aveva. Io, guarda, credimi, lui è dal ritiro che io l'ho visto e c'aveva questa cosa del gol, perché sapeva che li poteva fare. Il mister è stato bravo a trovargli quel ruolo dove lui... Lui negli inserimenti si deve inserire, poi lui c'ha benzina, quindi non è che ti fa mancare mai niente in fase di interdizione. E ha cominciato a inserirsi in quel modo e io in allenamento vedevo che c'aveva comunque, vedevamo che c'aveva i gol potenziali, quindi più che altro vedendolo così mi stupisco più che non abbia fatti prima, però ognuno c'ha il suo percorso. Certo. I miei 14 secondo me ci stavano, perché comunque ho preso anche parecchi pali, c'ho avuto un rapporto particolare con i pali. E sono contento, più che altro, ecco, i gol li devi fare pesanti, perché non è che fai 14 gol ma perdi sempre, quindi è bello quando i gol vengono come oggi con le vittorie, o quando vengono ancora più importanti come quando vinci 1-0, però voglio dire, è un trend iniziato l'anno scorso, è chiaro che sto cominciando a stare abbastanza avanti, anzi il mister mi vorrebbe ancora più avanti, mi sgrida quando vengo tra la linea, però è la mia indole, lo deve capire, lo capisce, però mi continua a dire stai su e io però vengo tra la linea, mi dice stai su. Però non ho un ruolo ben definito, ecco, dai. Ma forse quello è il tuo forte. Andiamo a vedere il servizio di Lorenzo Ottaviani su Recanatese Ancona. La Recanatese chiude la sua splendida stagione con l'ennesima soddisfazione e la vittoria roboante per 4-0 nel derby contro l'Ancona. Davanti a un Tubaldi strapieno, i giallorossi colgono la vittoria che potrebbe addirittura valere i playoff, visti i rumors su eventuali nuove penalizzazioni del Siena. Ancona invece, che rimane al settimo posto e nei playoff, se la vedrà con la Lucchese. Partita segnata dall'espulsione al quarto d'ora iniziale di Brogni, Ancona che ha però giocato meglio fino al primo gol di sbaffo, dopodiché il raddoppio di Guidobaldi in chiusura di tempo ha anche praticamente posto la parola fine al match. Ripresa infatti senza storia con la Recanatese che alla fine è riuscita a trovare altri due gol. Cronaca. Splendido colpo d'occhio al Tubaldi con sold out da giorni e un pubblico record. Recanatese senza Vona, guadagni in panchina e il giovane Guidobaldi confermato al centro dell'attacco. Per l'Ancona, tra squalifiche, infortuni, out per Rucchini, Martina, Spagnoli, Gatto e Petrella. Di Massimo e Prezioso diffidati in panchina. Inizia l'Ancona al terzo, cross di Mezzoni, di testa Melchiorri, obbliga Meli alla risposta in angolo. Al nono Marafini, contatto in area con Paolucci, l'arbitro tra le proteste d'Ori che farà proseguire. Svolta della gara al 15°, intervento da dietro di Brogni su Senigalliesi, per l'arbitro Luongo di Napoli e cartellino rosso diretto e Ancona che rimane in 10 uomini.
Nonostante l'inferiorità numerica, meglio i dorici di una Recanatese che fatica a costruire gioco. 28esimo, l'ottimo Simonetti strappa in mezzo al campo e serve un pallone d'oro a Paolucci, la cui conclusione viene deviata in angolo. Il tempo passa con l'Ancona sempre pericolosa nelle ripartenze e il Recanatese che si arena sulla tre quarti avversaria. Ma il finale di frazione è tutto giallorosso con un micidiale 1-2 che decide la partita. 41esimo, punizione di Alfieri, di testa sbaffo trova la 14esima perla della sua strepitosa stagione. Passano appena 4 minuti e arriva il raddoppio leopardiano, azione sull'asse senigalliesi Carpani, cross per Guido Baldi che di testa trova la sua prima rete stagionale e manda a riposo la Recanatese avanti 2-0. Ripresa senza storia con la Recanatese che gestisce il match contro un Ancona ormai senza forze. Al nono splendido assolo di senigalliesi con palla alta sulla traversa. 11esimo Carpani servito da senigalliesi si divora la palla del 3-0. L'Ancona che con un uomo in meno fatica a tenere i giallorossi, 22esimo Alfieri, splendido tiro dalla distanza e traversa piena. La Recanatese fa possesso palla prolungato con un Ancona che appare anche sfiduciata. Al 34esimo arriva anche il tris giallorosso con il neo entrato Guadagni che in aria batte il portiere Vitali. E dal 46esimo Giampaolo fa poker sul lancio di Raparo scattando in posizione regolare superando Vitali in uscita. Finisce così in gloria per i giallorossi festeggiati dai propri tifosi. Sconfitta amara anche se praticamente indolore per l'Ancona di Donadel già proiettata ai prossimi playoff. Il team di Baiocco, Recanati, capitanato da Giulio, mette su strada le migliori soluzioni tra nuovo, usato o auto a uso aziendale. Lo showroom ospita nuovi modelli Volkswagen, Skoda e usati d'occasione da testare quando vuoi. Un team di meccanici ti aspetta per tagliandi, riparazioni e ricambi originali. Vieni a trovarci a Recanati, in via Calamanti 9 e per mettere insieme su strada l'auto dei tuoi sogni. Alessandro Sbaffo, plani nella Recanatese nel 2020, stagione vincente quella 21-22 che vi vede insomma vittoriosi di un campionato, salite anche di categoria. Quando sei arrivato alla Recanatese ti aspettavi questi risultati, possiamo dirlo, clamorosi? Vabbè, la Recanatese è una società che evidentemente ha programmato bene. Io quando sono arrivato è logico che covavo un sogno dentro di me, perché comunque era in un momento che avevo un po' questo rapporto un po' difficile con il calcio dopo un po' di anni, il periodo del Covid era stato un po' particolare, vissuto un po' strano. Quindi è stata una scelta così molto istintiva e è stata, ci sono stati anni belli, bellissimi, un percorso interiore di crescita mio, io l'ho vissuto in molti in maniera intima e non è che ti aspetti risultati, è che più che altro credi che possano arrivare i risultati e arrivano, quindi è bello perché stanno arrivando a Recanati, quindi bello, una bella avventura. Bella l'affezione che c'ha, no? Che c'è tra te e la città di Recanati, bella la sinergia tra voi, insomma, tra voi compagni, unità di intenti tra presidente e allenatore, sono tutte premesse per restare? Sì, sì, cioè non... Ripeto, non abbiamo mai parlato di futuro, ma perché quando sei concentrato sul campionato presente non è che ti metti a parlare di futuro. Quindi io ho firmato un anno di contratto, però voglio dire, non ci ho mai veramente pensato a questa cosa, ma ci siamo un po' parlati col direttore ogni tanto e penso che ci sia la volontà da tutte e due le parti, però non è un argomento che non ne abbiamo parlato e quindi io oggi la vedevo come un'emozione particolare perché comunque è la fine di due anni molto belli e inizierà qualcosa di nuovo che cioè lo sanno quanto tenuta sta cosa. Ho rifiutato altre cose per rimanere qui anche quest'estate, quindi voglio dire, ho sempre dato l'anima per questa squadra qui, mi sono sempre divertito e mi continuo a divertire, quindi penso di sì. E vedo che ti arrabbi anche quando ti annullano gol che sembrano regolari. Era regolare di parecchio.
Sì. Poi, precisazione, non abbiamo fatto vedere il... Però no, però senza doppiette, così avevo fatto doppiette. No, dai, dai, meglio così, assolutamente. Meglio grida un po' vendetta che il capocannoniere ragazzo con 19 reti, se non sbaglio con 7 rigori, quindi tu che non hai tirato nessuno. Ma i rigori sono complicati da segnare, quindi... Anche l'anno scorso non hai avuto un rapporto così... Un rapporto particolare con i rigori, però Senti, invece, adesso mi viene in mente una cosa, non voglio togliere altro spazio a Giulia, no? Voi siete la squadra... A parte il fatto con meno rigori a favore, perché ne avete battuti soltanto due ed entrambi con Limolese, uno realizzato e l'altro no, però siete anche la squadra con meno cartellini rossi e meno cartellini gialli. Ah, che, sì? Esatto. Bene. Che valutazione dai? Siete troppo corretti e forse un po' più di cattiveria ci vorrebbe? No, non lo so, però secondo me è bene, perché comunque... Se allora, prendi tanti cartellini gialli, qualcuno salta qualche partita per squalifica, quindi bene. Sentiamo un allenatore, anche boh, se... non lo so, bene o male? Bene o male? Bene. Pensando... No, bene sicuro, però un allenatore può anche pensare a questi ragazzi un po' più cattivelli. Però magari siamo bravi a fare i falli. Quanti falli abbiamo fatto? Ce l'hai il dato dei falli? Questo non ce l'ho e mi cogli un po' impreparato su questo, anche perché ormai si può... monitorare tutto e avere tutto. Allora, adesso sentiamo le interviste. Adolfo Guzzini, Giovanni Pagliari e Marco Donadel. C'è stato anche un episodio alla fine della partita, triplice fischio di Donadel, che ha avuto una polemica anche con i tifosi della propria squadra. Speriamo che ad Ancona si crei comunque i presupposti ed il clima migliore per i playoff contro la Lucchese, perché poi questi playoff vanno assolutamente onorati. Chiaramente grande soddisfazione dall'altra parte, e anche il rapporto con Adolfo Guzzini, Alessandro, è diventato quasi particolare, non direi da nonna nipote, da padre figlio, non lo so come lo vuoi definire. No, ma noi ecco, ci stiamo divertendo. Comunque. Però tu ne hai avuti tanti dei presidenti, no? E quindi puoi fare anche considerazioni su questo. Adolfo, a parte io scherzo con lui che ha sempre l'outfit strepitoso, anche oggi c'era perfetto, lui è sempre perfetto, Adolfo viene allo stadio, è sempre perfetto, straordinario, impeccabile, una persona simpatica, brillante, averne. Ogni volta che ci parli sta attento, è un maestro su tante cose, quindi è una persona estremamente positiva per noi. Vabbè, vediamo ancora allora il suo outfit oggi di rosso, se non ricordo male. Sentiamo. Tutto questo è avvenuto grazie a un senso, alla capacità di un uomo, che è l'allenatore, di avere creato un gruppo coeso, di aver fatto le sperimentazioni necessarie, ma di aver sempre dato tutto e educare i ragazzi a rispettarsi, al rispetto e a capire che bisogna fare squadra veramente, con il cervello, con la testa, no, e non soltanto no, con i piedi. Pertanto io dico che questa crescita della professionalità del nostro allenatore Giovanni Pagliari è un qualcosa di unico. Io ho fatto una lunga esperienza anche da giovane come giocatore, eccetera, eccetera, ho trovato tanti allenatori, ma onestamente Giovanni ha utilizzato ha avuto la qualità di realizzare con un rapporto umano, no? Di dare forza a tutti e di dare corpo a questa squadra che ha portato i risultati che vediamo. Una grande soddisfazione, grande gioia e nient'altro. E noi intanto, voglio dire, riprendiamo a allenarci, poi sperando buone novità, io penso che essere già arrivati a pari punti con il Rimini e un punto sotto il Siena la dice lunga sul campionato che ha fatto questa squadra. Perciò io ringrazio la società che mi è stata vicino nei momenti di difficoltà, e non è semplice perché su questo calcio qui basta che sbagli due partite e inizia la contestazione. Ringrazio il direttore che mi è stato sempre vicino, i giocatori e soprattutto ringrazio il mio staff che è stato veramente sempre di supporto e a volte anche mi ha sopportato. Successo anche vedere il Tubaldi pieno, no? Come oggi. Sì, sì. Dicevo ai ragazzi, uno dei sogni miei quando sono arrivato 2 anni e mezzo fa, che c'erano 30, 40, 50 persone, compresi parenti, era di riempire questo stadio. Ci siamo riusciti, anche grazie ai tifosi dell'Ancona che
completamente, hanno incitato la squadra, hanno masticato un po' amaro, perché insomma, mi spiace sempre della squadra perdere, però ripeto, penso che i miei sono stati bravi, nonostante il primo caldo, nonostante molti errori che abbiamo fatto, però una volta sbloccata la partita, il secondo tempo, diciamo, non c'è stata più storia, perché anche l'Ancona giustamente pensava ai playoff e noi giocavamo più liberi di testa, insomma. Il risultato non è da salvare, mi sembra ovvio, no? Qualcosa deve essere successo, però se avete visto la partita, l'ho visto io, non voglio neanche, lo dico subito, tanto qualche domanda sarà sull'arbitro, non voglio neanche pensare all'arbitro, perché se inizio a pensare all'arbitro di oggi non dormo per due giorni e perdo energie per la Lucchese, quindi stanotte non voglio pensare all'arbitro, non voglio pensare alla Lucchese, quindi non dico niente, vediamo qua, ognuno arbitra come arbitra, c'è chi arbitra in Lega Pro, chi arbitra in Serie B, chi arbitra in Champions League, è ovvio quello che è successo, l'avete visto voi, commentatelo voi, punto, chiuso. I ragazzi sotto di un uomo, 10 contro 11, hanno adattato il tempo record di una posizione, ok, l'espulsione, e hanno continuato a giocare in maniera perfetta. Se volete ci riguardiamo qua, è il primo tempo, abbiamo avuto 5-6 occasioni nette per andare in vantaggio in 10 contro 11. Il primo tiro, non importa, il primo tiro in generale verso il fondo per la Canatese è stato il gol, al 41esimo. Sulla punizione laterale, su un fallo che non c'era. Questa è la partita, se l'avete vista. Ci riconnettiamo con voi da casa. Alessandro, c'è subito un'altra domanda per te. Chiedono se il gol che ti hanno annullato era fuori gioco. Non lo so, perché non sono un arbitro, un guardaline, però mi sembra regolare. Comunque poco importa, veramente. Continuano comunque poco i complimenti. Importa. C'è una domanda anche per il mister Dottori. Chiedono se ci sono giocatori di primavera che il prossimo anno potrebbero fare il salto di categoria. Ma 3-4 ragazzi che poi si sono allenati anche in prima squadra. Con costanza ci sono, Moliterni, Morrone, sono 2004, ma in generale dico che è stato un gruppo, c'è cioè un gruppo di ragazzi che, ripeto, soprattutto per quello che abbiamo detto prima, Recanati può crescere, può aiutare Alessandro e la squadra a far sì che si possano allenare bene, ecco questo. Nel messaggio c'era scritto anche che Guido Baldi è di Offagna, quindi un altro ragazzo del territorio, oggi una soddisfazione speciale, no? Per lui. Ma Guido, sono contentissimo per Filippo, è stato un anno un po' particolare in senso negativo e in senso positivo. Filippo è un giocatore che tre anni mi pare che sta Recanati, e l'abbiamo preso noi come primavera verso settembre-ottobre, in un periodo purtroppo brutto per lui, e siamo stati bravi tutti quanti ad aiutarlo, ed oggi è il gol è il coronamento di questa annata importante. Ripeto, sono contento perché se lo merita, è un ragazzo che si allena bene, è costante, bravissimo, e poi penso che Ale lo possa dire, perché, ripeto, ha vissuto molti momenti nella prima squadra, perciò, ripeto, è anche merito della prima squadra, del mister, per come l'hanno gestito. E invece, per quanto ti riguarda, i playoff sono sfumati proprio in extremis, no? Sul filo di lana. 36 punti, 11 vittorie, 10 sconfitte, e ci siete sempre stati, meno proprio alla fine. Ma tu sai un po' come la pensa, Andrea, no? Dobbiamo sempre partire da pensare da dove siamo partiti, no? Primo anno di primavera 4, abbiamo detto prima, gruppo di tanti 2005 e 2004 pochi, per scelta societaria, giustamente, fatta insieme al responsabile Zani, e tutti i ragazzi del territorio, tutti i ragazzi che provengono da campionati regionali. E abbiamo fatto un inizio di precampionato dove non erano rose il torneo Lanari, tante amichevoli, e sicuramente vedendoci in quel periodo là, se pensava a un campionato che poi, vedendo la fine, dice ma come hanno fatto? Per tutto quello che abbiamo detto, Recanati ti permette di crescere bene, non ci sono pressioni di nessuna parte,
la società ti aiuta, i giocatori della prima squadra ti aiutano, perché la soddisfazione di un allenatore della primavera è quando parli con i giocatori della prima squadra o parli con mister Pagliari, parli col direttore e ti dicono i ragazzi che vengono su ci aiutano, no? Perché poi il ragazzino della primavera ad andare su devi aiutarli nell'allenamento, perché se tu mandi poi un giocatore dove non gli permetti a loro che sono professionisti di allenarsi in una certa maniera, sicuramente andiamo un po' tutti in difficoltà. E certo, questo sono contento, perché i ragazzi che andavano spesso in prima squadra ad allenarsi, Guido Baldi, Morrone, Moliterni, tanti 2005, Valeri, Bellucci, l'hanno aiutati e ci hanno aiutato a noi, perché poi scendevano con più certezze, ma anche forse con maggiore entusiasmo, no? maggiore consapevolezza, maggiore autostima e tutto il resto. Perciò, ma ecco, i playoff erano la un sogno, ci sono tutta, ma siamo contentissimi. Tu, Alessandro, una volta, se non sbaglio, hai detto una magia si è creata a Recanati, no? Perché Gianluca Dottori a Recanati c'era stato anche prima, non so se prima quella magia c'era o non c'era, ma quali sono gli ingredienti per questa magia, secondo te? No, adesso più che altro prima pensavo che si è creato un rapporto importante con tanti della squadra e comunque si è creato qualcosa che va oltre il calcio, ma a parte per i momenti che abbiamo vissuto di calcio, però poi quando stai tanti insieme, quando condividi delle cose, comunque la nostra vita è questa, quindi è stato questo. E tu fai il professionista da 15 anni, uno spogliatoio del genere l'hai mai vissuto in altre zone, campionati o territori? Ma non lo so, è difficile, perché poi le cose le vedi in maniera diversa, perché un conto è vederle a 20, 25, poi cambia tutto, è complicato. Poi secondo me per creare dei rapporti solidi, magari belli, dove condividi, ci vuole tempo, un anno. Può sì, però ci vuole, poco, anche, no? Ci vuole anche quel feeling che o c'è o non c'è, no? Sì, però credo. Magari ci sono delle circostanze dove non fai in tempo, no? A conoscerti bene, pure ti conoscevo 6 mesi, un anno, servono 2 anni con qualcuno che magari è più chiuso, però diciamo che c'è un gruppo di persone che siamo partiti insieme l'anno scorso all'inizio, veramente, cioè, sono delle persone importanti. Perfetto, quindi sotto titolo è il tesoretto da difendere per il futuro. Se dai. No. Sì, no. Cioè, più che altro farei fatica veramente a pensare ad altre cose diverse, perché poi nei momenti quelli lì, quando dici non arrivano i risultati così, non è che, cioè, lì ci sono delle persone che sono venute fuori alla grande, hanno dimostrato appartenenza, hanno dimostrato proprio volere che questa cosa andasse avanti, e questo è stato il là della stagione, no? Quindi nel contesto poi, e sì, l'abbiamo detto altre volte, di una stagione anche tormentata da tutta una serie di contrattempi, infortuni e cose varie, anche questo non va dimenticato. Allora, andiamo a Pesaro per Viscarrarese, vittoria, la Vis ha fatto il proprio dovere, poteva anche andar meglio, poi vi spieghiamo il perché, vediamo il servizio. Infissi Design, l'evoluzione della specie. Dalle nostre finestre gli alberi si vedono. La Vis Pesaro fa in pieno il suo dovere e batte la Carrarese, guadagnando la migliore posizione possibile nei play-out, dove troverà comunque Limolese, storicamente un cliente scorbutico, per non dir peggio, negli spareggi salvezza, Chiedere, Affano e Pistoiese. Gara attenta e giudiziosa quella di biancorossi, che corrono il minimo sindacale dei rischi e capitalizzano al meglio il gol del migliore in campo, il ventenne Aucelli, bravo a sfruttare un assist di Pucciarelli. Non pervenuti in attacco nel primo tempo i toscani, che poi nella ripresa creano almeno un paio di occasioni, clamorosa quella di Bosanai, ma il verdetto conclusivo in tutta franchezza non fa davvero una piega. Il gol partita arriva al 21esimo, l'azione parte da Val di Fiori e mette nelle condizioni migliori Aucelli, che stoppa di petto e di destro batte il canadese Brese in uscita. Ci si attenderebbe una qualche reazione da parte della quarta forza del torneo, invece il nulla assoluto.
La Vissa allora ci prova all'altezza della mezz'ora con un cross morbido di Astrologo in area e Pelagatti che di testa anticipa sul secondo palo Bakayoko. Su angolo poi di Pucciarelli la conclusione di testa di Fedato è debole fuori misura. Nella ripresa qualcosa i toscani riescono a produrre, il più insidioso è di gran lunga l'albanese Bosanai con un paio di conclusioni, ma soprattutto al 22esimo trovando un'autostrada su sventagliata di Cicconi. Farroni probabilmente già immaginava il peggio alla sua 100ª partita da prof ed invece il giovane centrocampista ospite spara un destro che termina le stelle. La Visse si difende ma sfiora il raddoppio alla mezz'ora quando su un innocuo retropassaggio di Imperiale Brezza viene tradito da un rimbalzo fasullo e salva Capra e Cavoli nei pressi della linea di porta. Al termine saranno addirittura 9 minuti di recupero ma la Visse porta a casa il successo che voleva, ma adesso davvero riparte una nuova fase della stagione, quella di gran lunga più importante. Istantanei arrivano complimenti per la stagione eroica della Recanatese, ma chiedono insomma che vorrebbero vedere altre due immagini dei rigori non dati all'Ancona. Andrea, allora il problema lo diciamo anche a beneficio dei nostri telespettatori, che queste sono le immagini che ci vengono fornite, a noi non vengono fornite le partite intere ma soltanto degli highlights che non scegliamo noi. Quindi per questo, allora, il presunto rigore per il fallo su Marafini, probabilmente il rigore c'era, ma non è che non abbiamo messo le immagini perché non le volevamo mettere, semplicemente perché non ci sono state fornite, perché queste sono le immagini che ci vengono fornite dalla Lega. Questa è semplicemente la spiegazione. E poi chiaramente quando montiamo le partite ci basiamo sulle immagini che abbiamo, ma queste ci vengono fornite, non le scegliamo, è semplicemente così. Mister Dottori, domanda per lei, chiedono se Lorenzo Pesaresi ha le caratteristiche per ripercorrere la meravigliosa carriera di suo padre Emanuele. Ma Lorenzo è di quella schiera del 2005, dovrei nominarne tantissimi che hanno fatto parte di questo campionato e addirittura mi pare che il capocannoniere della il campionato primavera, se non erro, perciò è un ragazzo di ottime prospettive, sicuramente. È un 2005 e come ho detto prima, nella nostra rosa di molti 2005 è uno dei tanti che potrebbe far bene. Alessandro, mi chiedono di che colore sarà la tua prossima maglia. Purtroppo abbiamo un pubblico un po'... Non lo so. Io so solo che oggi, quando ho visto la maglia lì in spogliatoio... Cioè la nostra è bella, la nostra è bella. E ti sta bene addosso. A me mi piace, diciamo la nostra così. È bellissima. Cioè, vabbè, la bianca c'è pure i leopardi, vabbè, bellissima. Ma la giallo rossa è stupenda. Quindi, boh, non lo so perché, ripeto, siamo concentrati sul presente. Speriamo che ci sia un'altra partita. Non sarebbe neanche male la location di questa eventuale partita. Ottima location a Gubbio. quindi ecco, dai, siamo concentrati sul presente, ma veramente non ci penso, ma è anche una scelta societaria, ma non, cioè comunque noi la salvezza l'abbiamo raggiunta alla fine poche settimane fa, quindi ufficialmente. Quando raggiungi un risultato così, che poi cambia tutto, perché c'è Serie C e Serie D, quindi cambia tutta la programmazione, immagino, di una società, e ci sarà tempo per pensare al futuro, ci sarà tempo, però la nostra è la bella. Senti, andiamo a vedere il gol del tuo amico Fischnaller, no? C'era anche una scommessa in ballo e comunque lui ha onorato, che diciamo, bello, l'ultima partita. Ancora, sono contentissimo. Torres Fermana, vediamo. Vivi le tue emozioni. Realizza i tuoi sogni. Crea il tuo spazio. About Home Arredamenti. Vieni a trovarci presso il nostro showroom di Iesi in via Marconi 119. Un
Un lampo di Fischnaller, sinistro al volo su cross del neo entrato Nannelli, regala alla Fermana l'1-1 nel finale in quel del Vanni Sanna. A Sassari sarebbe bastato l'X alla Torres per festeggiare la sua salvezza, e pari è stato, nonostante la gran mole dei padroni di casa che hanno spesso giocato a una porta sola sbattendo su Nardi. La cronaca senza gli squalificati Borghetto e Neglia, senza l'influenzato Graziano e l'infortunato Busatto, Protti ha scelto la migliore formazione con Pinzi esterno e Spedalieri a far rifiatare Parodi. Ritmi abbastanza blandi al terzo e troppo morbido Spedalieri nel corpo a corpo con Scotto, che lo stende regolarmente e solletica Nardi. Sicuramente ha più birra la Torres, che al decimo si trova davanti alla porta un'altra volta con l'inserimento di Urso. Botta centrale e ottimo riflesso di Nardi a deviare. Si scatena il portiere Canarino anche sul diagonale di Scotto qualche secondo dopo. I sardi fanno incetta di angoli e assedio. Giandonato sbaglia dentro l'area e un attaccante grazie a Nardi, che al 19esimo è poi reattivo sulla staffilata da fuori di Ruocco. Paradossalmente però non succede più nulla sino all'intervallo. Nella ripresa il neo entrato Girgi si mangia subito il mancino dell'1-0 ben liberato da Diakité, mentre su Urso si oppone il solito Nardi. Sul settimo angolo del match sempre Nardi miracoleggia su un colpo di testa, ma è su un altro colpo di testa che la Torres passa in vantaggio. Punizione centrale gettata dentro, sponda di Antonio e Saporiti la spizza dentro. Sugli spalti via alla festa, rovinata solo in parte dal gesto tecnico d'alta scuola di Fischnaller. Al debutto Pampano, niente da fare per Ronci, Macchioni e De Matteis. Per i gialloblu, arrivederci a luglio. 32esima giornata nel campionato di Serie D, Girone F. Andiamo a vedere i risultati con la Vigor Senigallia meno 4 dal Pineto, e poteva essere anche meno 3 addirittura se il Pineto non avesse rimediato in extremis al suo match con il Porto d'Ascoli. Vediamo comunque il dettaglio del tabellino dei risultati. Chieti batte Termoli 3-1, fuori casa Fano batte Cinzia Albalunga 1-0, Vigor Senigallia batte Avezzano 1-0, a Monte Giorgio vince il Matese 1-0, Notaresco batte Vastese 2-0, Nuova Florida batte Roma City 2-1, Pineto Porto d'Ascoli 2-2, San Benedettese batte Vasto Girardi 1-0, Tolentino batte Trastevere 2-1. Pineto in testa con 68 punti, Vigor Senigallia 64, Trastevere 58, Fano 54, Cinzia Albalunga 48, Matese 46, Porto d'Ascoli 44, San Benedettese e Chieti 43, Nuova Florida 42, Avezzano 40, Vasto Girardi 39, Roma City 36, Vastese 33, poi Termoli e Notaresco 30, Monte Giorgio 28, Tolentino 25. Tra poco vedremo il servizio su questa Vigor Senigallia che non finisce di sorprendere. Gianluca, dottori, tantissime le questioni di cui parlare per quanto riguarda l'Associazione Italiana Allenatori, di cui tu sei il presidente delle Marche ovviamente. Diciamo che a me fa sempre impressione vedere questa squadra italiana di allenatori all'estero, no? Perché veramente ormai di allenatori italiani ce ne stanno in tutto il mondo, Madagascar compreso, ma per arrivare a Canada, Stati Uniti, eccetera. C'è Zeman che continua ad allenare a 76 anni, e la meritocrazia che non sempre è il fattore scriminante. Quale scegli di queste cose tra il bello e il brutto della professione? Sicuramente vedere all'estero, no, tanti allenatori giovani che stanno in Serie A e che hanno fatto un percorso, o nei campionati maggiori, no, e hanno fatto un percorso per di diversi anni, no? Questo forse manca in Italia, nel senso che l'allenatore giovane pochissime volte, adesso me ne vengono in mente pochissimi, Dionisi e pochi altri, no? È stato dato la possibilità di fare un percorso di crescita in una squadra importante, perché purtroppo in Italia si vuole tutto e subito, no? E perciò si preferisce tante volte l'allenatore che ti dà garanzie, altre garanzie, e l'allenatore che invece potrebbe avere idee diverse, più giovani, più, diciamo, più professionali, professionistiche, che però non porta subito i risultati e si esonera, ecco. Sicuramente questo è il lato brutto del nostro calcio in Italia, sicuramente. Di Zeman che allena 76 anni, Pagliari si considera un vecchietto, ma ha una carriera di almeno altri 15 anni davanti a sé. No, ma io non discuto, cioè nel senso che io, ecco, faccio un esempio, mister Pagliari, i fatti parlano da soli, come Zeman, no?
Perciò ecco, non, secondo me c'è da trovare una via di mezzo, no? Tra l'allenatore, cioè l'allenatore giovane che è messo in un contesto dove si deve vincere tutto e subito, non si può prendere l'allenatore giovane, in Italia almeno è così, perché in Italia dove si vuole vincere tutto e subito, l'allenatore ti dà certezze, che poi le certezze del calcio non ci sono. E sarebbe invece bello, ecco, un allenatore che con il tempo, con la dedizione, programmazione, questa programmazione, ecco, lo permetta di arrivare a certi livelli, ecco. E invece facciamo tanti complimenti a Aldo Clemente, alla sua Vigor Senigallia, che vince, convince e continua a tallonare il Pineto. Il campionato non ha detto ancora l'ultima parola. Vigor Senigallia Avezzano, vediamo. Centro commerciale Il Maestrale, uno spazio dedicato a te con due piani per immergerti nello shopping in tutta libertà, prenderti un caffè o navigare con il nostro servizio wifi gratuito. La nostra galleria con qualità e cortesia offre un mondo di proposte, abbigliamento, accessori moda, intimo, prodotti per la cura della persona, della casa, telefonia, elettronica e tanto altro. Il Maestrale, Ipercoop e 50 negozi per uno shopping sul mare. Senigallia, strada statale Adriatica Nord. Non intende lasciare nulla di intentato la Vigor Senigallia, che al Bianchelli supera 1-0 l'Avezzano e riceve, dopo il triplice fischio finale, la notizia del 2-2 raggiunto nelle battute conclusive dalla capolista, che con questo pareggio resta a 4 punti di distanza e già dalla prossima settimana ha tra le mani l'opportunità di chiudere il campionato. La Vigor però ci crede ancora e lo ha dimostrato anche oggi con il tecnico Clementi, che accantona inizialmente il suo tradizionale 4-3-3 disponendo i suoi con un 3-5-2 speculare rispetto alla formazione abruzzese, che nelle prime battute dopo il calcio di avvio prova ad imporre ritmi e gioco con un atteggiamento molto aggressivo. I rossoblù assorbono senza correre rischi le offensive dei biancoverdi e con il passare dei minuti alzano il baricentro iniziando a macinare gioco e, superata la metà della frazione, provano ad accelerare creando il primo pericolo con Bartolini al 23esimo che dalla sinistra prova un tiro cross insidioso costringendo Coco ad allontanare. Passano pochi secondi e la Vigor reclama per un mani in area dopo una bella intuizione di Denis Pesaresi, ma Albano di Venezia lascia proseguire tra le proteste del Bianchelli. Un minuto dopo è Baldini che ci prova al termine di una manovra insistita nei pressi dell'area ospite, ma filosa allontana in angolo a pochi metri alla porta. L'Avezzano si raccoglie a protezione dei propri 16 metri e la Vigor, pur continuando ad esercitare una pressione costante, non riesce a costruire altre palle gol fino al ritorno negli spogliatoi. Dopo il riposo, forse consapevoli delle buone notizie che stavano arrivando da Pineto, la Vigor spinge subito con grande convinzione e inizia a collezionare occasioni. Al quinto, Cheriota su punizione da destra mette al centro, Denis Pesaresi in tuffo corregge, ma la sfera finisce al lato di pochissimo. Un minuto dopo, da un'altra iniziativa di Cheriota, un rimpallo favorisce Ballello che si ritrova tra i piedi il pallone del vantaggio a pochi passi dalla porta, ma il giovane attaccante rossoblù non riesce a trovare il tempo per la battuta a rete e viene chiuso in angolo. Sul successivo tiro dalla bandierina è ancora Capitan Pesaresi che prova a risolvere con una rovesciata che non trova la porta. L'Avezzano cerca di tenere in piedi il fortino assediato dalla pressione asfissiante della Vigor, che all'11esimo ancora da corner manca l'1-0 con Marini che di testa schiaccia troppo. Un minuto più tardi è Alessandro Pesaresi in campo a pochi minuti a colpire di testa su cross di Bartolini, ma il pallone termina ancora tra le braccia di Coco. I rossoblù insistono e al 18esimo trovano il meritato vantaggio. Ancora Cheriota su punizione da destra trova la testa in area di Marini, che stavolta corregge in maniera imparabile per Coco, gonfiando la rete sotto la curva rossoblù che esplode in un boato liberatorio. L'1-0 non accontenta i padroni di casa, che vorrebbero anche il gol della sicurezza, ma l'Avezzano, fino a quel momento più attento a difendersi, esce al guscio e la partita vive momenti frenetici con tanti rapidi capovolgimenti di fronte che però non procurano grattacapi ai due portieri. Per tornare ad annotare un'occasione bisogna così superare la mezz'ora con Cheriota che al 32esimo impegna Coco a bloccare in due tempi la sua conclusione insidiosa dai 20 metri. L'Avezzano prova a dar fondo a tutte le proprie energie per ritrovare la parità e costringe la Vigor ad arretrare, ma l'unico pericolo degno di nota per Roberto è una punizione a 2 minuti dal 90esimo di Zanon, che dai 30 metri non impensierisce l'estremo difensore di casa. La Vigor amministra con attenzione nei minuti finali, l'Avezzano prova a crederci ma alla fine si arrende e al triplice fischio finale i ragazzi di Clementi festeggiano con i propri tifosi l'ennesimo successo stagionale interno, anche se la notizia alla rete del pareggio del Pineto nei minuti conclusivi attenua l'entusiasmo, senza però spegnere la speranza di riuscire nelle 2 giornate rimaste di concludere la propria incredibile rimonta.
Mister Clementi, un'altra vittoria qui al Bianchelli, sbloccata nel secondo tempo quando la Vigor ha accelerato, ha sempre messo in difficoltà l'Avezzano, però resta un po' di rammarico perché il Pineto perdeva a qualche minuto alla fine e poi ha agguantato il pareggio. Quindi ci credete tutti, insomma, a sta cosa? No, adesso, al di là delle battute, noi dovevamo guardare veramente tanto in casa nostra, dovevamo cercare di vincere a tutti i costi, come ormai ci capita, per poter continuare a coltivare questo sogno, vincere sempre, sempre. E contro squadre come l'Avezzano, così organizzate, non è veramente difficile. Oggi abbiamo impostato la partita differentemente rispetto al solito, dovevamo per forza, quantomeno all'inizio, non scoprirci troppo. Il gol è venuto da una palla inattiva, quindi questo significa che veramente con il nostro gioco, magari fatto un po' più di combinazioni e qualche passaggio filtrante, oggi era decisamente più difficile, perché appunto per l'organizzazione dei nostri avversari. Mister Scorsini, avevate approcciato bene la partita costringendo la Vigor sulla difensiva, poi la voglia della Vigor, gli stimoli della Vigor forse hanno fatto la differenza. Beh, innanzitutto complimenti alla Vigor, non solo per la vittoria di oggi, io parlo di una stagione fantastica, faccio i complimenti al mister, l'ho fatti prima anche dell'inizio della gara, perché la Vigor da neopromossa ha fatto un qualcosa di strepitoso e quindi vanno i miei complimenti. Sapevo benissimo che qua avevano lasciato le penne tutti, sapevo benissimo che la Vigor in casa ha dei calciatori che se gli lasci spazio ti fanno male. Noi siamo stati molto bravi a livello tattico, la Vigor non ha fatto un tiro in porta, gli abbiamo concesso leggermente il possesso palla, ma il mio portiere non ha fatto una parata. C'è dispiacere perché prendiamo gol su una palla inattiva, sapevamo benissimo che loro erano molto fisici e che le palle inattive potevano essere molto insidiose, e così è stato. Alessandro Sbaffo lo conosciamo come calciatore, ma fuori dal rettangolo verde coltivi qualche altra passione? non è che ho tanto tempo, cioè nel senso che comunque ho tre figli, quindi è molto da fare, quindi è abbastanza. Quindi ti piacciono i bambini? Da fare. Sì, poi oggi mi sono emozionato perché Achille Piccolo è entrato in campo e boh, non so, iniziata la partita che piangevo perché era bello vederlo lì con la maglietta in mezzo al campo di calcio, quindi no, non è che ci sono tempo per coltivare altre passioni, però sì, ce ne ho molte. C'è, però magari quando crescono ancora un po' di più le ricomincerò a coltivare. Una? Non ce ne dici neanche una? No. Beh, però non è che ne posso dire qualcuna, non lo so, un po' segreto. Riservato, sono segreti, d'accordo, grazie. No, comunque no, ce ne ho tante di passioni, però dai, questo è un periodo abbastanza impegnativo della vita, perché comunque i bambini ti portano via tanto tempo e poi c'è il calcio e va bene così, poi ci sarà tempo. Grazie Alessandro. Grazie Alessandro, grazie a Gianluca Dottori, allenatore della Primavera 4 della Recanatese e presidente dell'AIAC Marche. Noi andiamo avanti con i servizi perché ne abbiamo tantissimi anche oggi, nonostante la pausa dei tornei dilettantistici regionali. Andiamo a vedere Tolentino Trastevere, ha detto che c'è ancora vita, insomma, sul pianeta Tolentino, le speranze di salvezza sono ridotte al lumicino, ma ci sono ancora, e oggi una vittoria preziosa, pesante, contro il Trastevere, terzo in classifica. Vediamo. Per diventare numero uno bisogna essere efficienti, veloci, affidabili. Are you ready? Ready Car. Da oltre 20 anni, Ready Car realizza i desideri di chi vuole trovare subito un'auto nuova o usata. Are you ready? Sei pronto a cogliere l'occasione che aspettavi? Ready Car è a Chiesa Nuova di Treia. Penultima gara stagionale per i Cremisial della Vittoria, avversaria della formazione del Tolentino, il Trastevere, reduce dal successo interno nei confronti della capolista Pineto. Formazione di casa con il lutto al braccio e gara che inizia con un minuto di raccoglimento per la scomparsa del vicepresidente dell'Unione Sportiva Tolentino, Mario Lazzari. Squadre sistemate sul terreno di gioco in maniera speculare, 4-3-3 per i padroni di casa. Mister Gianfranco Zannini schiera la coppia centrale difensiva composta da Nagy e Rozzi, con Lattanzi e Mazzarotti
sforzi laterali. In avanti, oltre a Moscati, a supporto dell'attaccante centrale Pallecchi e Tizzi, fronte laziale che in avanti schiera De Costanzo, Lonzi e Beltordi. Il primo tentativo offensivo è proprio della squadra laziale, angolo battuto da capitan Massimo, l'estremo locale Gagliardini smanaccia togliendo il pallone dalla disponibilità degli ospiti. Al sesto sono ancora i locali a farsi vedere dalla tre quarti Pallecchi saggia la reattività di Semprini. Il risultato si sblocca al dodicesimo, azione che inizia con Gori, che scambia con Masserotti, rilancio verticale in zuccata di Pallecchi e palla ancora per Gori, che sblocca così il risultato. Al ventesimo calcio piazzato per il padrone di casa, posizione invitante, proprio fuori dall'area di rigore, ospite, la battuta di Gori si spegne sopra il montante. Al ventiduesimo un tentativo dai Trasteverini, in zuccata di controbalzo di Beltordi e palla che finisce sul fondo. Al trentesimo contropiede laziale, De Costanzo si incunia tra le maglie della difesa Cremisi, ma l'esito finale non è dei migliori. Quattro minuti più tardi ancora un tentativo offensivo laziale, Marozzi con il corpo si rifugia in angolo. Scorre via il primo tempo con il Tolentino che controlla agevolmente la gara. Anche i primi 10 minuti della ripresa scorrono via sulla falsa riga di quanto visto nel primo tempo. Franco Cioci, il mister della formazione laziale, inserisce Tortolani e Baldari al posto di De Costanzo e Calderoni e al tredicesimo il tentativo di Bernardi da posizione invitante finisce sul fondo. Al diciottesimo il raddoppio Cremisi è servito, punizione poco fuori dall'area Cremisi sulla sinistra d'attacco, batte direttamente Nagi e pallone che si spegne nel sacco per il raddoppio locale. Al 24esimo l'azione più bella di tutta la gara, ripartenza veloce dai locali che si catapultano in avanti con la stoccata finale di Pallecchi che impatta sulla traversa della porta laziale. Al 28esimo il palo basso alla destra di Gagliardini salva il Tolentino dopo che la sfera era stazionata per lungo tempo proprio nell'area di rigore dei padroni di casa. Al 30esimo della ripresa un duello a centrocampo con il direttore di gara Pascuccio, prestazione assolutamente da dimenticare la sua, che estrae il secondo cartellino giallo all'indirizzo di Rozzi. Formazione Cremisi che rimane in inferiorità numerica. Al 36esimo Tortolano dalla sinistra mette il pallone in aria, duello tra Nagi e Baldari, e tra lo stupore generale il direttore di gara concede il rigore proprio in favore del Trastevere. Dai 11 metri Tortolani spiazza Gagliardini e riapre l'incontro. Si difende in tutti i modi la squadra di mister Zannini che porta a casa 3 punti e sale a quota 25 in classifica, restando per ultima, ma accorciando sia sul Monte Giorgio e sia sul Termoli. Allora, mister, 3 punti importanti, 3 punti ancora di speranza. La classifica dice questo, però io come allenatore devo guardare assolutamente le prestazioni e tenere il livello dell'impegno e del sistema prestativo in campo top, perché sennò rischiamo di fare figuracce in qualsiasi campo. Noi quando troviamo avversari di questo genere, Trastevere, Vigor Sinigaglia, Pineto, ci esaltiamo, facciamo le prestazioni che in settimana non prevediamo. E poi ecco, troviamo pure degli eurogol assoluto con un palo di Pallecchi che metteva quasi il risultato al sicuro molti minuti prima della partita. Però ringrazio i ragazzi per l'impegno, per l'applicazione, per tutto quello che questa settimana hanno fatto e poi la partita domenica, d'altronde il lavoro della settimana. Io spero di riuscire a tenere a galla fino all'ultimo, anche l'ultima fiamma che abbiamo, speranze di poter agganciare l'ultimo posto dei play-out per poter dire ci siamo anche noi. Tolentino merita palcoscenici come questo e anche di più. La tifoseria merita, avete visto quando ci stanno vicino, la società tutta la settimana ci è stata vicino e i ragazzi hanno poi fornito una prestazione doverosa verso tutto questo ambiente che è quello dell'ambiente Tolent e ambiente Cremisi. Per quanto riguarda poi una cosa in particolare che la società ci tiene, ma io in particolar modo, quanto allenatore, responsabile di tutto, la morte di Mario Lazzari che ci ha colpito tristemente al cuore tutti quanti e ci ha lasciato sicuramente un grande ricordo e ci ha lasciato, tra virgolette, tutto quello che ci poteva dare Mario, i ricordi più belli di questo Tole, dirigente, ma anche un tifoso, il primo tifoso. Per quanto riguarda il futuro, speriamo di tenere il livello alto fino alla fine perché è giusto che questi colori si esaltano in queste prestazioni, ma si esaltano anche le partite prossime che ci abbiamo, Porto d'Ascoli e Roma City, perché è giusto che sia così.
Cari amici, cari amiche delle Marche del Pallone, buonasera, bentrovati e benvenuti a questa seconda parte del nostro programma che accade, avviene e regolarmente in diretta, talmente in diretta che vi do immediatamente, subitaneamente, istantaneamente il fanta aggiornamento del super posticipo di questa sera, che è un fanta super mega iper giga e anche ultra partitone, ovvero Juventus contro Napoli. Ancora stanno le due squadre sullo 0-0, si completerà la 32esima giornata della Serie A di campionato, si completerà domani con il posticipo del lunedì sera, ovvero il cosiddetto Monday Night, Atalanta e Roma. Curiosamente l'Atalanta anche la settimana scorsa aveva giocato in posticipo serale di lunedì, ma contro la Fiorentina. Poi questo è lunedì, poi martedì 25 aprile, festa nazionale, festeggeremo per l'ennesima volta la festa nazionale di liberazione dell'Italia dal nazifascismo, in sostanza. E per quello che ci riguarda passiamo subito al campionato di eccellenza. Campionato di eccellenza che però oggi in questa giornata ha osservato l'ultimo turno di riposo. Perché? Perché si sta giocando, lo sapete bene, in Piemonte, il torneo delle regioni. Torneo giovanile, nazionale, dedicato appunto ai giovani delle categorie Under 15, Under 17, Under 19 e c'è anche la categoria femminile. Le Marche sono state sorteggiate come avversarie delle Marche in tutte queste quattro categorie. Sempre le stesse squadre, ovvero Piemonte, Valle d'Aosta, Basilicata e Sicilia. Come sta andando il nostro torneo? Ve lo dico subito, seguitemi. Allora, per quanto riguarda l'Under 15, le Marche con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio, una sconfitta, sono terze, quindi sono state eliminate. L'Under 17, le Marche con 6 punti, frutto di 2 vittorie e una sconfitta, sono seconde, quindi passano ai quarti di finale. L'Under 19, le Marche con 6 punti, frutto di 2 vittorie e una sconfitta, qui sono prime in questa categoria, quindi passano ai quarti di finale. Per quanto riguarda il calcio femminile, le nostre ragazze con 4 punti, frutto di una vittoria, quella di oggi addirittura per 17-0 contro la Basilicata, non è servita perché è un pareggio, sono terze, quindi sono state eliminate. Quindi rimangono, per quanto riguarda le Marche, le categorie Under 17 e Under 19, che siamo già stati bravi in queste categorie, ci saranno i quarti di finale proprio martedì 25 aprile. Se queste due categorie di giovani saranno davvero bravi, ci saranno le semifinali mercoledì 26 aprile e la finalissima ci sarà il giovedì 27 aprile. Quindi in bocca al lupo alle due selezioni rimaste, ovvero l'Under 17 e l'Under 19, e comunque un bravissimi e bravissime alle selezioni dell'Under 15 e del calcio femminile per ulteriori e prossimi successi tra un anno. Per quanto riguarda il campionato di eccellenza, qui siamo in fremente attesa perché domenica prossima, 30 aprile, ci sarà il cosiddetto Doomsday, ovvero il giorno del giudizio. Perché? Perché finalmente sapremo chi avrà vinto il campionato di eccellenza e chi rappresenterà le Marche il prossimo anno nel campionato di Serie D. Intanto speriamo che sapremo domenica chi rappresenterà le Marche l'anno prossimo in Serie D, ma speriamo che anche andando avanti con i playoff nazionali ci sia un'altra squadra delle Marche, non solo protagonista, ma che vinca i playoff regionali. Ultra regionali, per poi approdare in Serie D. Ci saranno 28 squadre a livello nazionale che saranno le 28 vincenti dei playoff di tutti i 28 campionati di eccellenza nazionali che si sfideranno, e di queste 28 squadre 7 andranno in Serie D. Ci auguriamo naturalmente e ovviamente che una di queste 7 squadre sia una marchigiana. Credo anche che, secondo me, ce lo meritiamo. Però detto questo, cara Giulia. Sì, ben ritrovati, vi presento subito gli ospiti della categoria eccellenza. Luciano Bonvecchi, presidente del Chiesa Nuova. Buonasera. Benvenuto al nostro salotto. E Carlo Mongello, attaccante e capitano numero 10 del Chiesa Nuova. Buonasera, grazie mille per l'invito. Quindi un po' il fantasista e un po' il Platini della Chiesa Nuova. Presidente, allora, intanto mi dica una cosa, sinceramente, come ci si sente... Salvi, come ci si sente? Avendo raggiunto un obiettivo della salvezza, finalmente. È come quando uno andava a scuola, no? Vedeva la prima, andavi lì a vedere, promosso, ecco. Cioè è proprio questa liberazione, credo, immagino, poi se ho sbaglio... Hai detto giusto, una liberazione. Dando il 25 alla liberazione. La liberazione d'Italia. Noi, la liberazione di Chiesa Nuova la settimana scorsa. Abbiamo anticipato di una settimana. Ecco. La verità, ho avuto difficoltà a rendermi conto di quello che abbiamo fatto, perché
abbiamo fatto un miracolo per ovvi motivi che abbiamo elencato, difficoltà per i cambi di allenamento, difficoltà per i cambi di gioco, abbiamo cambiato 4 campi dove disputare le partite in casa. Presidente, lei è quasi afono, cosa le è successo adesso che la sento tra l'altro? Mali di stagione, malanni di stagione o ha esultato troppo per la salvezza della sua squadra? I postumi della festa. Ah, va addirittura, quindi se li porta dietro una settimana, qui bisogna intervenire poi velocemente, perché... Non è vero, non è vero. Comunque i mali di stagione, sì. Chiedo scusa, ma... No, era una curiosità mia. Comunque, veramente, è una liberazione finire una settimana prima... Dopo aver preventivato anche i play-out, quindi paure enormi anche per precedenti storici, dico la verità, non me lo aspettavo che ci avessimo raggiunto la salvezza dopo quello che c'era successo, perché eravamo partiti bene, ce l'abbiamo complicata, quindi però sono stati bravi. Ecco, allora Carlo Capitan Mongello, rivelaci, dici immediatamente, raccontaci come avete festeggiato appunto questa salvezza. Ma sinceramente, no, vabbè, ancora dobbiamo veramente festeggiare questa salvezza, perché è rimasta ancora una partita, quindi domenica giochiamo in casa, se si può chiamare a casa, perché fondamentalmente non giochiamo ancora in casa, quindi avremo i nostri tifosi e finita la partita penso che finalmente potremo festeggiare realmente questa meritata salvezza che credo che... Abbiamo conquistato con sacrificio, con veramente il coltello fra i denti e ce la meritavamo. Presidente, farete una festa o anche la butto lì, o anche un pellegrinaggio religioso di festeggiamento? No, lo dico proprio così, la butto lì insomma. Beh, qualcuno lo fa. Abbiamo il santuario a Treia, il Santissimo Crocifisso, ma abbiamo... Un ex molto bello tra l'altro. Ecco, che è chiuso, però un ex giocatore nostro, padre Luciano. Quindi, padre Luciano Genga, che conosco personalmente tra l'altro. Intercede senza che arriviamo lassù. Allora Giulia, ti volevo far presente che il calcio, la società del Chiesa Nuova, nasce ufficialmente il 30 giugno 1967, quindi tra poco compirà 26 anni circa, no? Se la mente non mi inganna e se la matematica non è 50, un'opinione. 56. 56, giusto, perdona, allora è un'opinione la matematica. Allora, si chiamava all'inizio Società Sportiva Libertas Chiesa Nuova. E il primo presidente fu Onelio Rocchetti, a cui seguì addirittura Rocchetti, qui c'è scritto Rocchetti comunque, dovete correggere il sito internet perché c'è scritto Rocchetti, e uno dei primi, il presidente è stato addirittura Marcello Temperi, che è un collega, no? Un giornalista, che si prese di essere stato il più giovane presidente di club calcistico d'Italia. Altro primato era il fatto che, in fatto di dirigenti, Franca Taruschio nel 1980 successe come presidente a Nazareno Domiziale, diventando la prima donna in Italia presidente di una società calcistica. E diciamo nel 2023 Luciano Bonvecchi è stato il primo presidente a portare il Chiesa Nuova al suo vertice calcistico in eccellenza. Qui manca questa scritta, però la dico io perché è giusto che vada detta. Dovete aggiornare. Noi giornalisti siamo malati di queste cose, prendiamo tutto, quando non è aggiornato, ecco. Quindi aggiornerete, giusto? Hai posto, mi certo. Giulia. Non ci sono ancora messaggi. Nemmeno aggiornamenti dalla Serie A. No, Juventus Napoli 80esimo 0-0. Cosa vuoi chiedere al presidente Bonvecchi? Infatti, una realtà come quella del Chiesa Nuova, piccolo borgo, diciamo, nell'entroterra maceratese, si trova a sfidare comunque squadre come, no, Iesi, Osimo, Macerata, che contano invece numeri molto più alti. Certo. Come vi trovate? Beh, ci siamo ambientati velocemente, crea timore reverenziale, crea difficoltà anche logistiche, anche per le partite, quando li devi ospitare, ci ha creato difficoltà organizzative, però dico la verità, è la parte più bella di questa categoria. Arrivare a certi palcoscenici per una società piccola come la nostra è stata un'enorme soddisfazione e una scoperta continua. Certo. È stato bello, sì, soprattutto rimanerci.
Allora Sara, la squadra si chiama Chiesa Nuova, prende il nome dalla frazione Chiesa Nuova di Treia. Io mi sono chiesto curiosamente se esisteva anziché un Chiesa Nuova un Chiesa Vecchia in Italia. Ecco, allora dico subito che Chiesa Vecchia come comune non esiste, ma esiste Chiusa Vecchia, che è un comune in provincia di Imperia, presidente, che fa 508 abitanti, quindi è più piccola di Chiesa Nuova, ma fa comune, Chiusa Vecchia. Chiesa Vecchia sono due frazioni, perché ho digitato anche Chiesa Vecchia frazione, sì, visto che voi siete una frazione. Chiesa Vecchia come frazione esiste e c'è anche Chiesa Vecchia in frazione del comune di Calamandrana in provincia di Asti e nella frazione del comune di Arcugnano in provincia di Vicenza. Queste però sono Chiesa Vecchia. Chiesa Nuova ce l'abbiamo qua a Treia, come frazione di Treia e come squadra in eccellenza che ha conquistato la salvezza. Noi andiamo avanti con i servizi perché parliamo di eccellenza, ma l'eccellenza sapete che è collegata direttamente alla Serie D, perché emana la squadra che chi vince il campionato di eccellenza andrà a giocare in Serie D. Una di queste squadre che è stata in eccellenza recentemente, ha vinto il campionato di eccellenza e adesso gioca con sommo merito in Serie D, è il Porto d'Ascoli, che oggi giocava contro il Pineto. Ci vediamo in servizio, poi siamo di nuovo qua. Martarelli SRL nasce nel 1975 e da oltre 30 anni è vendita autorizzata Volkswagen e Skoda. Un'infinita esperienza nel settore, con tanta cortesia, professionalità e importanti servizi per il cliente. Dal servizio pneumatici e carrozzeria al centro revisioni, dal noleggio e soccorso stradale all'intera cura della tua auto. Un ambiente accogliente e familiare con un team di professionisti sempre aggiornati. Martarelli, la tua auto è in buone mani. E vi aspetta in via dell'Industria 21 a Polverici. Nella 32esima giornata del campionato di Serie D Girone F, il Pineto pareggia in casa contro il Porto d'Ascoli. Biancazzurri rimontati nel primo tempo da Rovinelli e Clerici dopo l'iniziale vantaggio di Mininkleri, nella ripresa allo scoccare del 90esimo Losicco dal dischetto firma il definitivo 2-2. Il match inizia con la classica fase di studio, Pineto prima squadra a rendersi pericolosa con Forgione che si inserisce e calcia dal limite dell'area senza trovare la porta. La squadra di casa alza il baricentro e passa in vantaggio, Traini verticalizza, velo di Allegretti per l'arrivo di Mininkleri che davanti a testa non sbaglia, 1-0 Pineto e squadra di casa che gestisce le operazioni senza grossi patemi. Intorno alla mezz'ora lampi di Maio e Allegretti, ma in entrambe le circostanze testa è reattivo e blocca. Nel momento di controllo il Porto d'Ascoli pareggia, terzo angolo consecutivo di Napolano e colpo di testa vincente di Rovinelli. La formazione di Amaulo ha una clamorosa palla gol per rimettere le cose a posto, ma Mininkleri a tu per tu col portiere sceglie la potenza e pecca di precisione. Il Porto d'Ascoli finalizza praticamente tutto ciò che crea e a fine primo tempo completa la rimonta. Azione palla a terra, Evangelisti in buca per Clerici che supera Mercorelli per il momentaneo 1-2. Nella ripresa il Pineto spinge il Porto d'Ascoli nella propria metà campo e cerca di colpire due volte da fuori area con Losicco che non inquadra la porta. Più insidioso il colpo di testa di Njambe su calcio d'angolo che finisce alto per questione di centimetri. Da rivedere poi il contatto testa di Filippo con il difensore che va a terra, niente da segnalare per il direttore di gara. Il portiere marchigiano poco dopo si avventura fuori dai pali e manca la presa. Emili con un pallonetto cerca la gran giocata senza trovare fortuna. La partita sembra avviarsi verso il successo ospite, ma un contatto in aria tra Rovinelli e Maio viene ritenuto falloso ed è dunque calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Losicco che non spiazza ma realizza incastrando il pallone sotto l'incrocio. Non ci sono altre emozioni, il pareggio accontenta maggiormente il Porto d'Ascoli che può ancora sperare nei playoff. Per il Pineto i punti di vantaggio sul Senigallia sono 4 a 2 giornate dalla fine. Faccio la gara, mi sembra che è stato positivo, sì, perché poi la squadra sotto, non ho visto una squadra che ha mollato mentalmente, è stata forte perché poteva anche sciogliersi, diciamo, come il burro, come la neve, e quindi invece abbiamo lottato e forse il pareggio avremmo meritato prima, perché le occasioni le abbiamo create, non abbiamo preso nessuna ripartenza e mentalmente dobbiamo essere forti. C'è magari molto rammarico in questo momento, vi dico sempre, magari dalla situazione un po' negativa, tirare sempre le energie che occorrono per questo finale di stagione. Altronde noi dobbiamo fare una vittoria per vincere il campionato, sapevamo che sì, siamo obbligati a farlo, sapevamo anche oggi, pur vincendo però il campionato
non avremmo vinto oggi, quindi dobbiamo cercare una vittoria e noi ci proveremo domenica prossima con Roma City. Fino a quel momento, pur che ci siamo abbassati un po' nella parte finale, non c'era la sensazione, insomma, di rischiare di prendere il pareggio e quindi ci lasciano l'amaro in bocca, però siamo molto soddisfatti della prova. Eravamo venuti qua consapevoli che giocavamo contro una delle migliori squadre d'Italia, perché i risultati dicono questo, e siamo andati sotto, quindi situazione difficilissima. Con calma ci siamo riorganizzati, ci siamo compattati e siamo riusciti addirittura a ribaltare la partita. E questo è merito di un gruppo che tutte le volte che da fuori pensano che non ne ha più, invece tira fuori sempre un jolly e un colpo di coda, lo chiamiamo noi, e riesce a darci sempre soddisfazioni importanti. Allora, eccoci di nuovo in onda, cari amici, cari amiche delle Marche nel Pallone. Sono le 22:29, siamo regolarmente in diretta, talmente in diretta che vi do invece l'aggiornamento del posticipo di Serie A, il Fanta Super Mega Iper Giga partitone, ovvero Juventus-Napoli. È variato il punteggio perché si è andato la Juventus, 1-0, gol di Angel Di Maria. Siamo ancora con gli ospiti e gli amici del Chiesanova, oggi capitanati, rappresentati dal presidente Luciano Bonvecchi, che sarà contento di questa marcatura di Luciano di Angel Di Maria, immagino, perché... Ecco, dovrebbe essere juventino lei, giusto? Sì. Ecco, e poi c'è sempre ovviamente con noi Carlo Mongiello, che non so se è propriamente contento. Io te l'ho detto, avevi la faccia da milanista, invece... Dall'altra sponda invece. Dell'Inter. Dell'Inter, sì. Allora però affronterai il Milan in Champions League, per cui... Vabbè, per cui così. Ecco, quindi qualcosa di milanista collegato a te per forza c'è. Allora, domenica 30 aprile, è domenica prossima, terminerà, è l'ultima giornata di questo lungo, bellissimo, interessante, anche avvincente e incerto campionato di eccellenza Marche. Ultima giornata, 30 aprile, finalmente sapremo chi vincerà il campionato delle Marche. Perché? Perché abbiamo la seguente situazione in classifica. Atletico Ascoli 51, Forza Empronese 50, Atletico Gallo 48. Quindi in linea teorica tutte e tre le squadre matematicamente possono ancora vincere il campionato. Quindi è questo che rende veramente avvincente e super competitivo il campionato di eccellenza Marche. Quali sono le possibilità? Allora, intanto ovviamente l'Atletico Ascoli, essendo primo in classifica, avendo 51 punti, è l'Atletico, dipende tutto dall'Atletico Ascoli, l'Atletico Ascoli che dà le carte al tavolo da gioco. Perché? Perché se l'Atletico Ascoli vince, è il campionato finito, e tanti auguri e complimenti all'Atletico Ascoli che andrà in Serie D. Se invece il Fossombrone vince, bisogna vedere chiaramente il risultato dell'Atletico Ascoli, perché stanno un punto di differenza, a un punto di differenza in meno il Fossombrone. Se pareggiano e l'Atletico Ascoli perde, ovvero se Forza Empronese e Atletico Gallo, che si scontreranno domenica nello scontro diretto proprio nell'ultima di campionato, quindi anche qui destino beffardo, mentre invece l'Atletico Ascoli andrà ad Urbino, se Fossombrone e Atletico Gallo pareggiano e l'Atletico Ascoli perdesse, l'Atletico Ascoli e il Fossombrone andranno allo spareggio. Se invece vincesse l'Atletico Gallo e l'Atletico Ascoli perdesse, queste due squadre, Atletico Ascoli e Atletico Gallo, andrebbero allo spareggio. Per quanto riguarda i play-out, domenica prossima ci sarà un'altra sfida fratricida, ovvero quella tra Castelfidardo e Fabriano Cerreto. È già un anticipo dei play-out, perché fosse finito il campionato sarebbero andate ai play-out con questa classifica. Ma se domenica prossima il Castelfidardo, che ha 32 punti in classifica, vincesse, andrebbe a 35 punti, che sono esattamente 10 punti in più dei 25 che ha il Fabriano Cerreto. Per la cosiddetta regoletta del gap di 10 punti tra una squadra e l'altra che devono fare i play-out, si salverebbe automaticamente, senza passare per i play-out, il Castelfidardo, e retrocederebbe direttamente il Fabriano Cerreto. Però in bocca al lupo a tutti, e domenica prossima tireremo una bella riga e vedremo a che punto saremo arrivati. Allora, volevo sapere del Chiesanova un'altra cosa, che
secondo me vi ha un po' contraddistinto dall'anno scorso, ve lo portate dietro come dicono, va di moda adesso questa parola, ve lo portate dietro quasi come un karma, ecco, allora è una sorta di destino, ecco il karma, cioè vi piace proprio soffrire e avere il brivido dell'imprevisto, perché lo scorso anno campionato di promozione, girone B, dominato in lungo e in largo, poi le ultime giornate avete cominciato e la Maceratese ha preso il sopravvento e ha vinto, però siete stati molto bravi a vincere i vostri playoff e poi il playoff, la finale playoff. Quest'anno anche eravate partiti molto bene in campionato, poi insomma c'è stato un periodo di buio dopo Natale e poi insomma alla fine tutto è bene ciò che finisce bene, no? Però perché vi piace proprio emozionarvi così tanto, no, il brivido? Non ci piace sicuramente, non ci è piaciuto, però ci ha contraddistinto. Sicuramente abbandonare il nostro fortino, casa nostra, ci ha complicato le cose. Il campo a Treia, il Capponi, è stato amaro di soddisfazioni, una unica vittoria e qualche pareggio. Poi, ma c'è una spiegazione scaramantica o è proprio il terreno di gioco a cui non eravate abituati? Ma diciamo? Non lo so, ci alleniamo pure, però è cambiato tutto. E poi il pubblico. Non lo sentite vostro? Il pubblico che ci è mancato, perché noi abbiamo costruito una partecipazione di pubblico isperata, hanno costruito un gruppo di tifosi che ci hanno seguito in tutte le Marche, ma costantemente e numeroso. Colorito, con tutti, un'organizzazione che non abbiamo mai avuto. A Treia ci sono i lavori per le tribù, per le gradinate, non c'è possibilità di pubblico e quello ha inciso. Poi sì, le colpe sono tutte le nostre, perché abbiamo fatto un filotto di partite negative anche per situazioni, normalmente non dico degli arbitri, però qualcosa ci ha condannato, anche qualche decisione arbitrale. E poi dopo la testa incide quando cominci. Senta, a prendere... Quando saranno finiti i lavori al Sandro Ultimi, al vostro stadio di Chiesa Nuova? E il campo, il fondo in breve, tutta la struttura stiamo tentando di fare in modo di poter... Ci saranno l'illuminazione nuova, la recinzione nuova, verranno anche ampliati i posti per gli spettatori, per i tifosi? Verrà omologato per una capienza che ci rende possibile giocare sempre lì. Non come quest'anno che... Credevo una capienza per giocare anche in caso di Serie D. Mi sembra... Avrei capito questo io. Adesso... Mi sembra che la logica del ragionamento fosse stata questa. Che arrivava a un punto anche calcisticamente lontano. Le dimensioni del campo lontano sono... Lontano e vicino, però. Adesso, la però vabbè, adesso, una caratteristica di pubblico per cui possiamo dire quella è casa nostra. E tutto questo sarà dura averlo per... Chiaramente è un campo comunale, no? Sì. È l'amministrazione comunale di Treia che ha finanziato... Che lo ha dato in gestione a noi per alcuni sì, anni. Quello. E quindi avremo casa nostra nuova e dovrebbe essere il fiore all'occhiello del comune di Treia. Tornando al fatto che ci piacciono le cose complicate, ne avremmo fatto a meno, però ci è successo e la bravura è stata quella di tirarsi fuori con le mani nostre prima del dovuto, ecco. Carlo, e anche un po' il Presidente, comunque una domanda generale, insomma. Venite da campionati di promozione, primo anno in eccellenza, come vi siete approcciati a questo campionato? A livello emotivo avete avuto paura proprio all'inizio? No, perché il progetto di arrivare in eccellenza è un progetto che non è arrivato all'improvviso, che parte da qualche anno. Abbiamo diversi anni che stiamo al vertice della promozione e quindi abbiamo valutato che forse, ecco perché abbiamo mantenuto lo zoccolo duro, la squadra era pronta per affrontare questo campionato. Voi invece da giocatori? No, da giocatori è stato abbastanza semplice, nel senso che la maggior parte dei giocatori che stavano nella nostra rosa sono tutti giocatori che hanno fatto sempre categorie superiori, eccellenza e promozione, quindi l'ambientamento è stato fin troppo facile. È naturale che vai a affrontare squadre differenti da quelle della promozione, sono squadre più organizzate, squadre che conoscono bene la categoria, e quindi, perché se vado a guardare
ripeto, Atletico Ascoli, Val di Chienti, Fossombrone, l'Atletico Gallo, sono squadre che fanno questa categoria da tanto tempo. E quindi trovarsi ad affrontare squadre di un calibro diverso sicuramente è più difficile. Il campionato tanto è stato la dimostrazione palese che siamo arrivati a quasi alla fine, che eravamo ancora in bilico per la salvezza. Però credo che per la squadra che avevamo noi potevamo fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto, perché i giocatori ci sono tutti giocatori forti, abbiamo il capocannoniere del campionato, quindi evidentemente questo dimostra che la squadra ha dei valori e poteva fare tanto tanto di più. Ecco, un po' lo accennava il presidente, il trasferimento dallo stadio Ultimi al Capponi, che difficoltà ha portato per voi che state sul campo? È stata una grande difficoltà, penso, ne stavo parlando prima con il presidente, che se avessimo avuto il nostro campo probabilmente avremmo raggiunto la salvezza 5-6 giornate prima. Per noi era fondamentale il nostro campo, perché vabbè, a parte il mando diverso, ma avevamo i tifosi vicino, ci allenavamo lì, è un campo più veloce, è casa nostra. Quando hai casa tua, difficilmente le altre squadre riescono a venire a casa tua a portarti quei punti. Quindi sicuramente, ripeto, se avevamo il nostro campo dall'inizio fino alla fine, staremmo a parlare di un altro campionato e forse avremmo potuto guardare la classifica in maniera differente. Sarà pronto il campo per il prossimo anno? Speriamo di sì, perché è difficile pensare di fare un altro campionato senza il proprio campo dall'inizio alla fine. Ecco. Va bene, andiamo avanti con i servizi, sempre Serie D, perché ovviamente l'Eccellenza oggi non giocava. Ci vediamo il servizio, purtroppo l'inopinata e anche sfortunata sconfitta casalinga per il Monte Giorgio, che giocava contro il Matese, ha vinto il Matese 1-0. Ci vediamo il servizio, che lascia molto l'amaro in bocca, poi siamo di nuovo qua. Basta una rete di Samuele Sorrentino al Matese per espugnare il Tamburrini di Monte Giorgio e portare a casa una vittoria importantissima per classifica e morale, che permette ai campani di cullare il sogno playoff, ora distanti due lunghezze. D'altra parte, sconfitta pesantissima per il Monte Giorgio, che complica la corsa salvezza dei rossoblù, che complice la vittoria del Notaresco, scivolano al penultimo posto in classifica, che significa retrocessione diretta, con la squadra di Bacci che si giocherà l'accesso ai play-out nelle ultime due gare della regular season, prima la trasferta in Molise di Vasto Girardi e poi l'ultima gara interna contro la Vigor Senigallia. Sconfitta che lascia l'amaro in bocca al Monte Giorgio, che avrebbe meritato qualcosa in più per le occasioni avute, ma un po' per la sfortuna e un po' per un super palombo. I rossoblù non sono riusciti a riequilibrare la gara, facendo fatica a trovare spazi e la stoccata vincente contro un Matese ben messo in campo, che si è dimostrato squadra cinica nello sfruttare una delle poche occasioni avute nell'arco dei 90 minuti, con i matesini che hanno anche sprecato un penalty nella ripresa con Napoletano. E solida dietro, concedendo davvero poco al Monte Giorgio, con i campani che hanno fatto buona guardia fino al triplice fischio, quando hanno potuto festeggiare una vittoria preziosissima in chiave playoff. Pronti e via, dopo appena un minuto alla prima occasione della gara, il Monte Giorgio va vicinissimo al vantaggio. Cross dalla sinistra di Pistolesi, sul quale arriva Cardoni, che tutto solo sul secondo palo si coordina di prima intenzione al volo, ma trova sulla sua strada un super palombo a dirgli di no. La gara stenta a decollare, complice anche l'importanza della posta in palio, con i paroni di casa che tengono in mano il pallino del gioco e gli ospiti che attendono nella propria metà campo, chiudendo bene tutti gli spazi, e quando possono provano a pungere in ripartenza. E al 26esimo, proprio la prima occasione della propria gara, il Matese passa in vantaggio. Cross dalla sinistra di Napoletano, che pennella per la testa di Sorrentino, che si sgancia dalla marcatura di Perini e di Hopp e con un preciso colpo di testa batte Forconesi per la rete che vale l'1-0 e che sarà decisiva ai fini del risultato finale. Al 36esimo però il Monte Giorgio va vicinissimo al pareggio. Azione insistita dei rossoblù sull'out di sinistra, con Perpepai che mette la palla dentro per Di Hopp, che fa la sponda di testa per Santoro, che si coordina splendidamente in semirovesciata, con la palla che però si stampa all'incrocio dei pali a palombo battuto. E scorre via così la prima frazione senza altri grandi sussulti, con il Matese che va a riposo in vantaggio di una rete. Nella ripresa il Monte Giorgio parte forte e spinge subito alla ricerca del pareggio, e l'ottavo crea il primo pericolo dalle parti di Palombo. Corner dalla sinistra di Zancocchi e stacco imperioso di Diop, che prende il tempo a Sorrentino, con la palla che però si perde di poco alta sopra la traversa. Al 15esimo però calcio di rigore per il Matese.
palla in profondità di Langellotti per Sorrentino, che scatta in posizione regolare, entra in area di rigore e viene atterrato da Perini. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, indica il dischetto tra le vibranti proteste di giocatori rossoblù per una decisione che lascia qualche perplessità. Dagli 11 metri però Napoletano si fa ipnotizzare da Forconesi, che respinge la conclusione l'attaccante campano, salvando così il risultato. Al 28esimo occasione per i padroni di casa. Perini semina il panico sull'out di destra, arriva sul fondo e mette la palla dentro, sulla quale arriva per Pepai, che però tutto solo da ottima posizione calcia al lato, gettando all'ortico una grande opportunità. Finale di gara che vede il Monte Giorgio gettarsi in avanti con tanta generosità alla ricerca del pareggio, con i campani che però fanno buona guardia senza concedere nulla ai rossoblù, difendendo così al meglio il prezioso vantaggio. Al 50esimo, nell'ultimo dei 5 minuti di recupero, il Monte Giorgio va vicinissimo al pareggio, cross dalla sinistra di Albanesi e colpo di testa di Diop, sul quale Palombo si deve superare andando a levare la sfera destinata al set, mettendo così in cassaforte la vittoria dei suoi. E finisce proprio così la gara, con il Matese che al triplice fischio festeggia la vittoria con i propri sostenitori giunti in terra marchigiana. Perché il primo tempo secondo me abbiamo fatto bene, abbiamo occupato molto bene lo spazio, lasciando pochissime opportunità al Monte Giorgio, e tra l'altro siamo stati bravi anche nelle occasioni giuste a creare pericoli, tra l'altro con uno di questi siamo riusciti ad andare in vantaggio. È chiaro che poi dopo c'è stata la reazione veemente da parte del Monte Giorgio, e devo dire che i ragazzi hanno fatto una grande partita di sacrificio, si sono sacrificati, tutti hanno lottato su ogni pallone come bisogna fare in questa categoria e in queste occasioni. C'è stato anche un pizzico di fortuna nell'azione finale, quando loro, mi sembrava proprio al 93esimo, gli ultimi 20 secondi hanno preso anche un palo, però credo che poi le vittorie te le devi andare anche a cercare. Noi oggi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare contro una squadra che sapevamo che per loro forse era l'ultima spiaggia, se non l'ultima, la penultima, insomma, visto quella che è la posizione di classifica. Ma sicuramente sì, la mano in bocca ce lo lasciano, tante occasioni, sì. Però ecco, dispiace perché la partita era a mano nostra, i ragazzi a tratti hanno espresso un buon gioco. Ci manca il gol, purtroppo ci manca il gol. Nella palla finale, la palla determinante, quella che ti permette di andare in gol, lì abbiamo frenesia, la giochiamo troppo presto, sbagliamo, facciamo la scelta sbagliata. E siamo poco lucidi, in fase offensiva purtroppo siamo poco lucidi, e poi dopo in questa categoria ogni errore si paga. Però siamo ancora vivi, la squadra è viva, la classifica ci permette ancora lì, finché c'è vita, come si dice, c'è speranza. Si lotta, è chiaro che sono occasioni che non si devono perdere, un'occasione come oggi, e noi dobbiamo fare per forza il risultato. Per cui ci lascia rammarico in bocca e dobbiamo continuare a lavorare e migliorare. Testa alta, perché i miracoli esistono, i miracoli si possano fare, e noi dobbiamo avere questo spirito fino alla fine di lottare e credere che possiamo ancora veramente fare qualcosa di importante senza più ormai commettere un errore. Allora, 22:46, eccoci in onda, cari amici e cari amiche delle Marche nel pallone. Innanzitutto un super in bocca al lupo al Monte Giorgio, perché come ha detto il tecnico Bacci, i miracoli esistono, ma bisogna crederci ai miracoli. Siamo regolarmente in diretta e vi do una correzione del Fanta aggiornamento, del super mega Fanta ipergiga partitone di questa sera. È un aggiornamento tra l'altro clamoroso, perché il gol di Angel Di Maria è stato annullato ed era l'1-0 per la Juventus, ma adesso clamorosamente è passato in vantaggio il Napoli con Giacomo Raspadori da Bologna, se permettete. Quindi la partita è addirittura finita, quindi Juventus 0, Napoli 1, gol di Raspadori che consegna i 3 punti alla compagine di mister Spalletti, sempre più avviata verso il suo scudetto, nonostante l'uscita dalla Champions League di martedì scorso. Giulia, a me sembra che qui vicino a me è stata operata una sostituzione. Chi hai cambiato? Chi hai sostituito? Perché non c'è più il presidente Bonvecchi, e soprattutto chi è? Ci è venuto a trovare il nostro direttore, il direttore generale del Chiesa Nuova, Silvano Sacchi, benvenuto. Buonasera. Benvenuto. Silvano, è rimasto Carlo Mongello. Ed è rimasto appunto il nostro capitano. Direttore, io una domanda veloce le volevo subito fare. Questo salto di categoria dalla promozione all'eccellenza, insomma, fa festeggiare tutti, e ci mancherebbe, ma a livello economico comunque sostenere una società che fa questo salto cosa comporta? A livello economico chiaramente cambiano le cose, perché innanzitutto
innanzitutto in eccellenza si fanno più allenamenti che in promozione. E le trasferte parti la mattina, quasi sempre torni a casa la sera. Giocatori anche di categoria superiore, perché è un'altra categoria e le categorie ci sono apposta. Non tutti possono fare quella categoria. Quindi poi parlava di trasferte, mangi fuori, pullman, sono tutte spese che li affronti, ma a noi, come diceva prima il Presidente, a noi ci ha penalizzato tantissimo, ma tanto tanto, il nostro impianto che non ce l'abbiamo più avuto dall'8 di gennaio. Lì noi abbiamo costruito sia gli incassi che i punti. Se voi guardate la nostra storia del primo giorno d'andata, 21 punti, ma l'abbiamo fatto nel nostro fortino. Ma direttore, mi permetto, mi scusi anzi, se la interrompo, ma una curiosità che avevo prima, perché la volevo chiedere al Presidente Bonvecchi, sì. Poi mi sono dimenticato, ma mi è tornata in mente adesso, per fortuna, era quello che non ho capito, è che ma i vostri tifosi da Chiesa Nuova non vengono a Treia, quanto dista? Perché, allora, perché i tifosi che stanno a Chiesa Nuova sono treiesi, certo, anche loro, certo, a livello anagrafico? La distanza è di 3 km, dal campo di Treia a Chiesa Nuova sono 3 km, ma no, perché a Treia c'è tutt'oggi un cantiere aperto. Stanno risistemando le gradinate, ma mentre fino a 15 giorni or sono lì non si poteva assolutamente andare, adesso hanno messo un cancello dove tu nella gradinata terminata puoi anche andare, di qua non vai. E poi quindi c'è dispersione, cioè come diceva Carlo prima, tu giochi a Chiesa Nuova, c'è la tua tribuna, tutti i ragazzi che ti stanno sopra con il fiato, ti porta punti. Lì c'era una dispersione assolutamente di persone, chi stava dietro la porta degli spogliatoi, chi stava all'opposto verso la porta di passo di Treia, era impossibile. E poi quello è un campo che a noi non ci porta bene, è vero, è vero. Allora l'avevo detto, bisogna essere obiettivi. Se erano momenti, cause scaramantiche. Ma guarda, non a caso, abbiamo fatto una vittoria. Apotropaiche, usiamo un termine elegante. Elegantissimo. Abbiamo fatto una vittoria a Treia, è un pareggio, questo parla chiaro. No, no, ma infatti io ne prendo atto. Questa è la realtà, purtroppo è la cruda realtà, ma è realtà. È cruda. Tanto per abbiamo fatto tutti i punti importantissimi a Urbino quel giorno con la neve, che lui fece tutti qualcosa di geniale. Abbiamo fatto i punti pesantissimi a Recanati contro l'Osimana, genio. Abbiamo fatto punti fuori casa. Direttore, se Mongello è un genio, credo che l'avrete già riconfermato per la prossima stagione. Si è confermato da solo, l'ha detto prima. Ah sì? L'ha detto sì. No, quando il Presidente gli ha detto del campo. Ha usato già il futuro. Ha detto semplicemente che per il Chiesa Nuova è impossibile pensare di fare un'altra annata. Lui ha usato, non volendo, il plurale maiestatis. Vabbè, è una bella famiglia la nostra, no? No, tra l'altro ricordo anche che nella cena, nella festa che avete fatto a Natale, avevo visto sui social che avevate anche comperato dei regali da un'associazione di beneficenza, sono cose che io sottolineo. Noi cerchiamo sempre di collaborare. Adesso per esempio in questi giorni vanno di moda a comprare le piantine che loro commercializzano per i ragazzini. L'avete comprato? Io le ho comprate già personalmente per il mio orto, quindi io ho già dato. No, ma è bello, no? Aiutare chi sta peggio di noi è bello, dai. Carlo, voglio un'analisi tecnica, ma non solo tecnica, forse anche atletica, ma soprattutto motivazionale e meritocratica di questa ultima giornata. L'ho detto prima, ci sono tre squadre che sono tutte e tre fortissime. Una ha condotto quasi sempre il campionato da capolista, no? L'Atletico Asio. Un'altra è una squadra fortissima e ha la migliore difesa, ovvero parlo del Fossombrone. L'Atletico Gallo è la sorpresa, forse è quella che ha meno di tutti da perdere, quindi gioca proprio libera di testa. Ma questa è una mia banale anche interpretazione. Da te, che sei sceso in campo. Io la squadra che più tra virgolette mi ha impressionato è l'Atletico Ascoli. Per me è una squadra completa in tutti i reparti, hanno dei giocatori che in queste categorie penso ci facciano ben poco, perché Minnozzi, lo stesso Vecchiarello, Filiaggi, che poi è un mio caro amico, quindi sono giocatori che in questa categoria c'entrano ben poco, perciò secondo me da qui a domenica sarà la squadra che meriterebbe di vincere questo campionato, anche per quello che ha dimostrato, perché in 30 partite è sempre stata prima in classifica, quindi auguro a loro di vincere il campionato. Sicuramente ci sono anche Fossombrone e Atletico Gallo, che sono due belle realtà, meriterebbero entrambe di vincere, perché comunque sia
per il campionato che hanno fatto, per quello che hanno dimostrato, sono veramente due belle squadre, però per quello che si è visto nell'arco di un campionato spero che vinca l'Atletico Ascoli. Direttore, qual è il suo punto di vista sulla stessa domanda, la stessa analisi? Sono d'accordo con lui, c'ha qualcosa in più sicuramente l'Atletico Ascoli, sono d'accordissimo, sì. Sì, abbiamo incontrati e sono più forti, ma poi vedi, se lo meritano, no? Perché dalla prima giornata a oggi sono stati sempre primi e penso che... Quasi sempre, non mi sembra la prima giornata, però forse insomma, un paio di partite, parecchio. Sì. Giulia. Sì, allora Danilo da Montegiorgio scrive: il Montegiorgio oggi con questa messa sconfitta ha spento definitivamente la residua speranza di poter disputare i play-out e di poter tentare una disperata salvezza, e chiede in maniera retorica se non si poteva spendere questi denari per un degno attaccante invece di quattro allenatori. Bisognerebbe sentire il direttore sportivo e la società per queste domande. Noi andiamo avanti con i servizi perché dobbiamo vedere il servizio della San Benedettese. Il nostro regista Antonio De Luca lo manda in onda immediatamente. Ci vediamo il servizio, poi siamo di nuovo ancora qui. L'autonoleggio Alidama è il leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine. La nostra flotta è costituita da utilitarie medie e alta gamma per aziende, privati e professionisti. Inoltre disponiamo di van, minivan, furgoni, furgoni frigo e pulmini 9 posti. Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio. Allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, per il 32esimo turno di Serie D Girone F, scendono in campo i rossoblu locali e i molisani del Vasto Girardi. Mister Manoni schiera un 4-3-3 con Felix ad agire da falso 9, Marras e Vita sugli esterni. Mister Coletti disegna un 4-2-3-1 con McNee punta centrale, supportato da Fiori, Calemme e Hernandez. Pronti via e gli ospiti si rendono subito pericolosi, con McNee che parte in percussione e viene contratto da Agostinone mentre stava per servire Calemme solo a centroarea. Poi al nono è lo stesso Calemme a rendersi pericoloso, con un tiro dai 20 metri che sibila a pochi centimetri dal palo. Nella fase centrale della prima frazione non accade più nulla, anche se la squadra ospite si lascia preferire sul piano del gioco. Al minuto 41 la prima vera emozione della partita. Calemme riceve palla al limite dell'area, punta con Son, lo salta di netto e viene messo giù. Il signor Sacca di Messina, vicinissimo all'azione, non può far altro che decretare il penalty. Si incarica della battuta lo stesso McNee, ma Guerrieri prima è fenomenale ad intercettare il tiro e poi è quasi miracoloso a sventare anche la ribattuta. Si va all'intervallo sullo 0-0. Con le immagini di Matteo Ciampichetti andiamo nella ripresa. Al terzo minuto ancora gli ospiti pericolosi con una bella punizione di capitano Ruggeri, sventato ancora in angolo da Guerrieri. Di qui in poi inizia la partita della Samb. Vita fa le prove generali al 18esimo, rientrando dall'out di sinistra con il destro, lascia partire un tiro parato agevolmente da Petriccione. Il duello tra i due si rinnova al 25esimo, questa volta su punizione e ancora l'estremo molisano sventa in corner. Dal successivo angolo di Angiulli, Vita, sempre lui, svetta più in alto di tutti e insacca di testa l'1-0. L'esterno rossoblu continua il suo show personale al 28esimo, ancora di testa su un lancio dalla tre quarti. Poi al 30esimo ha sui piedi il match ball. Dopo un perfetto contropiede portato avanti da Veliz, mette giù di petto e di destra scheggia la traversa. Il Vasto Girardi non riesce più a rendersi pericoloso e la difesa sanbenettese riesce ad avere la meglio senza particolari patemi. Vittoria della Samb, che dopo aver subito nella prima frazione l'organizzazione del Vasto Girardi, fa suo il match sfruttando al meglio le occasioni capitate nella ripresa. È legittima una vittoria che vuol dire salvezza. Il finale da San Benedetto del Tronto è San Benedettese 1, Vasto Girardi 0. Pesante. Veramente. Eccoci in onda, cari amici e cari amiche della Marche del Pallone. Sono le 22.57, siamo regolarmente in diretta, siamo ancora regolarmente con gli ospiti del Chiesanova che rispondono al nome Giulia di... Stefano Silvano Sacchi, Carlo Mongello. Carlo, una domanda per te. Sì. Abbiamo già capito che il prossimo anno insomma resterai a Chiesa Nuova, lo possiamo dire. No, ancora non so nulla perché anche capitano. Dobbiamo ancora finire il campionato, quindi. Però magari tra 5 anni dove ti vedi? Cioè che colore avrà la tua maglia? Cambierà? Ma guarda, sinceramente non ho ancora pensato a questa cosa, nel senso che vivo il presente. In questo momento il mio presente
è Chiesa Nuova, uh-huh. E ripeto, ancora dobbiamo finire il campionato, quindi io non vedo l'ora di finire domenica per poter finalmente festeggiare questa agoniata salvezza, anche perché, ripeto, se andiamo a vedere sono due anni che noi Chiesa Nuova non ci fermiamo, perché l'anno scorso abbiamo finito il 26 di giugno, sì, 26. E abbiamo riniziato il 27 di luglio la preparazione. È vero. E quindi sono due anni ininterrotti che non ci fermiamo, e perciò non vedo l'ora di finire domenica, andare in vacanza definitivamente e poi dopo... Dove andrai? Dove vai? Dove deciderai di andare? No, no, vabbè, vado... Lontano da Chiesa Nuova e da Macerata. Lontano da Chiesa Nuova e da Macerata, sì. Bene. E quindi non vedo l'ora di, ripeto, di finire domenica, a festeggiare insieme ai nostri tifosi, che ringrazio pubblicamente, nel senso, perché ci sono stati vicini in due anni in una maniera impressionante. Quindi, ripeto, finiamo domenica, godiamoci questa salvezza e poi dopo ne riparleremo per l'anno prossimo. Allora, direttore, allora, magari è un po' presto, però fino a un certo punto, perché poi i campionati stanno finendo, se noi diamo un'occhiata alla Serie D e ai campionati di promozione, iniziamo a immaginare una forma della prossima nuova eccellenza, versione 2023-2024, sembrerebbe quasi grande firme, inizierebbe a diventare un campionato forse troppo importante, l'eccellenza? Come se lo immagina lei? Sì, se quello che si sta prospettando dovesse rivelarsi realtà, io immagino un campionato, no? Perché sono rimaste poi piazze grosse. Se prendiamo infatti le 18 piazze, perché io penso che andremo a finire lì a 18 squadre, ma sì, tu guardi le piazze e tu rimani allibito, perché questa non è più un'eccellenza. Quella che vedevamo diversi anni fa era un'eccellenza. Le grosse squadre ci sono sempre state, no? Ultimamente, purtroppo. Ma squadre una o due. Uno o due, barra tre. Sì. Ma adesso, il prossimo anno, se questo, io mi auguro che si salvino, cominciando al Monte Giorgio, il Tolentino, per carità, tutti vogliono la salvezza loro, chiaro. Ci mancherebbe. Ma sarà difficile, per noi sarà molto molto competitivo, cioè è un grande campionato, ti vengono i brividi pensare a quello che dovrai fare la domenica quando affronterai queste realtà toste, forti. Lo so, pensando poi che sono rimaste sì. piazze importanti, blasonate. Però veramente ti gasa, no? Ti dà quell'adrenalina quando vai a giocare la domenica su quegli stadi. Quello sì, sì, dai, è bello. Io ho sempre detto però che preferirei che la maggior parte di squadre andassero e salissero, certo, di categorie per il bene della Regione, certo, Marche, certo. E del calcio. Siamo tutti regione. D'accordo. Tant'è che mi auguro veramente che quest'anno, visto che l'eccellenza è stata così bella, dura e competitiva, riusciamo a portarne come Regione Marche due squadre in Serie D. Allora, qualche notizia molto breve, cosa è successo in settimana? Poco, perché il campionato, come già detto, sapevamo che era fermo, però si è dimesso il tecnico della Jesina, Di Ruscio, che era subentrato a Marco Strappini. In realtà era il secondo allenatore di Marco Strappini della Jesina. Si è dimesso Marco Di Ruscio, è subentrato Simone Strappini, che è fratello di Marco Strappini. In più sono stati svincolati dalla Jesina diversi giocatori over. Mi permetto di dire che si poteva finire meglio, visto che mancava... manca solamente una giornata al termine dei giochi, insomma si poteva finire un po' meglio. Allora, l'eccellenza, ho già detto, ci sono 28 gironi di eccellenza in tutta l'Italia. Quali squadre hanno già vinto il loro campionato? L'Aquila in Abruzzo, il Rotonda in Basilicata, la Gioiese in Calabria, l'Ischia in Campania, il San Marzano in Campania, il Borgo San Donnino in Campania, il Borgo San Donnino in Emilia Romagna, il Victor San Marino in Emilia Romagna, il Sora in Lazio B, il Cast Brescia in Lombardia C, Latte Dolce promosso in Serie D per la Sardegna, Acragas per la Sicilia A, Nuova Egea Virtus per il Sicilia B, il Cenaia per la Toscana A, il Figline per la Toscana B, e oggi ha raggiunto, meno male, finalmente, almeno la Serie D, il Treviso, che giocava in eccellenza. Quindi oggi ha vinto 2-0 il Treviso allo stadio Giulia, lo stadio di Treviso si chiama Omo Bono Tenni, ha vinto 2-0 contro il Giorgione, che è la squadra di Castelfranco Veneto,
Però si chiama Giorgione perché è nato lì Giorgione, che era un pittore, te lo dico io. Oggi aveva i capelli pitturati invece Teo Hernandez del Milan, ce l'aveva fucsia. Volevo ricordarvi che per quanto riguarda il regolamento, come già detto, dei playoff nazionali, la vincente di ogni playoff del campionato di eccellenza, quindi quelle 28 squadre che andranno ai playoff nazionali, si scontreranno in base a quale accoppiamenti. Le Marche sono state accoppiate, secondo me un po' stranamente e anche sfortunatamente, con la vincente dei playoff del Lazio B, quello il campionato dove ha vinto il Sora. Il Sora è stata, penso, la prima squadra promossa che ha vinto matematicamente il campionato in tutta Italia. Quindi in questo caso le Marche, chi vincerà i playoff delle Marche, giocherà contro la vincita dei playoff del Lazio B. Carlo, forse ti farà piacere sapere che in Portogallo, in Liga 2 del Portogallo, esattamente con la maglia della Oliveirense, lo sai questo? Allora dillo tu, continua tu. Miura. Kazu Miura. Ha fatto l'esordio a 56 anni. Bravo, a 56 anni Kazu Miura, inossidabile, un samurai. Io me lo ricordo quando giocava in Italia nel Genoa, ancora gioca. È immortale, però ho visto la foto, ha i capelli bianchi, sì, fa anche, sì, un po' tenerezza, sinceramente. Però lunga vita a Kazu Miura. Infine, per quanto riguarda calcio d'altre latitudini e anche di altri budget, direttore. Allora, quando il nostro regista Antonio De Luca manderà in onda le foto, perché intanto in Zambia avevo parlato qualche tempo fa che il man of the match di una partita del campionato dello Zambia, ovvero Kennedy Musonda, aveva vinto, pensate, 5 confezioni di uova. Adesso ve lo farò vedere la foto, ecco, di Kennedy Musonda, che è stato davvero premiato con 5 confezioni di uova. Ma in questo filone possiamo andare avanti, perché l'altro giorno in Uganda il nome del giocatore premiato non è stato reso noto, ma è stato premiato il man of the match di un giocatore della Premier League ugandese, è stato premiato con una bottiglia di yogurt e un pagnotta del pane. Vedete che c'è anche proprio il premio Man of the Match e una bottiglia di yogurt che, se non avessi letto che fosse di yogurt, sembrava quasi una bottiglia di detersivo, esatto. Però invece hanno detto che ho letto che è yogurt. Ma addirittura nel campionato del Sudan, addirittura un giocatore, ultima foto, è stato premiato addirittura con una tanica di olio di macchina, di trattore o di mezzo semovente a 4 o più ruote. Vabbè, queste sono cose che capitano ad alte latitudini. Purtroppo nel Sudan ci sono anche dei problemi, sì, politici ben maggiori. Va bene, detto questo, noi siamo stati molto contenti di aver ospitato nella nostra trasmissione, per quanto riguarda la rubrica dell'eccellenza, il Chiesanova. C'è stato con noi il presidente Luciano Bonvecchi, il direttore generale, ovvero Sacchi, ovvero, e l'ultimo capitano Carlo Mongello, capitano del Chiesanova. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Adesso c'è ancora un servizio, ovvero Cascinare Camerino, che poteva valere la vittoria del campionato di prima categoria Girone C, invece è finito 0-0. Ci vediamo in servizio, ma rimanete con noi perché torna Andrea con altri filmati, altri risultati, altri comunicati e le ultime notizie per chiudere al meglio una domenica bella, bellissima, di bel tempo e di bellissimo sport come quella di oggi. Adesso però è il Pienza Cascinare contro Camerino, è finita 0-0. Una pizza che non si scorda, il piacere di ballare, il luogo giusto per ritrovarsi con gli amici. È lo chalet I Due Re, ristorante pizzeria a Civitanova Marche. Un compleanno, la laurea o semplicemente la voglia di stare insieme in un ambiente che fa spettacolo. I Due Re, ristorante pizzeria, lungomare Piermanni, Civitanova Marche. Termina con uno 0-0 tutt'altro che noioso il super big match della terz'ultima giornata tra Camerino ed El Pidiense, seconda contro prima, andato in scena sul neutro di San Severino davanti a circa 1000 spettatori. Con il risultato del campo, la formazione di Buratti vede sempre più vicina alla promozione. Restano 6 i punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice a 2 giornate dal termine e a questo punto nel prossimo turno è probabile che possa arrivare la matematica. Il Camerino mastica amaro per non aver sfruttato la superiorità numerica per tutti
tutta la ripresa e per aver trovato un monumentale Melillo a dire di no al minuto 96 al colpo di Montecchia destinato in fondo al sacco. Per il resto la cronaca parla di un primo tempo avaro di emozioni dove le due squadre hanno più pensato a non prenderle. Negli ospiti ci prova Balloni con due conclusioni al 20° e al 38° con un tiro cross, ma in entrambe le circostanze il portiere Palazzo è attento e non si fa sorprendere. L'episodio che potrebbe cambiare le sorti del match arriva al 46° del primo tempo. Salvati a centrocampo colpisce con una manata al volto Montecchia e per il direttore di gara non ci sono dubbi, Rosso ed El Pidiense in 10. A questo punto ci si aspetta una formazione ospite più guardinga nella propria metà campo, ma così non è. Al 7° punizione di Castellano che termina alta di poco. Al minuto 12 occasionissima per la truppa di Buratti, gran giocata di Balloni sulla destra e pallone al centro dove Eclizietta da non più di 2 metri manda clamorosamente alto sopra la traversa. Dopo neanche 60 secondi siamo al 13°, il camerino realizza con Duca, per il direttore di gara è fuori gioco, scatenando le proteste dei padroni di casa. Il match è godibile, equilibrato e ricco di pathos. Al 24° giocata super di Montecchia, che si gira e tira dai 25 metri con pallone che si stampa sulla traversa a Melillo battuto. Non c'è un attimo di respiro ed entrambe vogliono vincere. Al 39° occasionissima per l'El Pidiense, Castellano si presenta tu per tu con Palazzo, ma il numero 1 lo ipnotizza e manda la sfera in corner. C'è tempo per un'ultimissima chance, questa volta per i locali. Siamo al 51°, ultimo minuto di gara. Montecchia si libera bene in area e si trova solo contro Melillo. Conclusione angolata, ma il numero 1 dell'El Pidiense compie un autentico miracolo che salva la baracca. Arriva il triplice fischio finale con tutta la squadra ad abbracciare proprio il portiere. Possiamo dire che la parata finale consegna una grande fetta di promozione al team di Buratti. Eccoci con mister Roberto Buratti. Allora, oggi era praticamente una finale e avete dimostrato tutto il vostro valore. Sì, abbiamo giocato a viso aperto, abbiamo provato a vincerla in 11 e soprattutto in 10. Secondo tempo, io a fine primo tempo, ragazzi, ho detto non cambiava assolutamente nulla, bastava riorganizzarsi, io volevo vincere e chiudere oggi il campionato. E ragazzi, io solo grazie perché hanno fatto una partita di cuore, di qualità. Secondo tempo abbiamo fatto anche delle belle giocate. Complimenti al camerino che si sono dimostrati che sono veramente la seconda forza del campionato attualmente, perché ci hanno dato il filo a torcere e per assurdo al 94° abbiamo rischiato di perdere. Complimenti a Melillo che ha dimostrato appunto il suo valore. E però che dire, una bellissima partita sportiva, molto sportiva fino alla fine, complimenti tra tutti noi. Lasciamo stare la partita che stava molto maschia, ma è giusto che sia così, perché come dici tu era uno spareggio. La vittoria era fondamentale per fare la festa, il pareggio va benissimo, se no sarà ipocrita, adesso ci è rimasto l'ultimo gradino, speriamo di farlo sabato in casa per festeggiare appunto con il nostro pubblico. Eccoci con mister Tiburzi del camerino. Allora, oggi era una vera finale e è stata a mio avviso anche una gran bella partita. Sì, sicuramente per la categoria credo abbiamo visto una bella partita. Devo fare complimenti ai ragazzi perché abbiamo giocato contro una squadra fortissima, fortissima, di categoria superiore. E detto questo, noi dobbiamo guardare a un obiettivo concreto, noi dobbiamo cercare di salire in tutti i modi perché ce l'abbiamo meritato, sarà difficilissimo, dovremo fare i playoff, non lo so, con quante partite, con quanti avversari, però devo fare un plauso ai miei ragazzi perché oggi con una squadra fortissima abbiamo tenuto testa, abbiamo avuto l'occasione alla fine. Partita equilibrata, tosta, difficile, però noi dobbiamo salire in tutti i modi. Bellissimo vedere una partita di prima categoria con questo pubblico. Assolutamente sì, ritengo che tutte le preoccupazioni della vigilia sulla sicurezza pubblica erano totalmente infondate, perché a camerino sono delle famiglie, sono dei ragazzi, quindi è un pubblico tranquillissimo. Oggi c'erano tante persone, comunque noi non abbiamo fatto problemi, siamo noi a San Severino, campo diverso, campo più grande, campo d'erba, abbiamo fatto un'ottima partita. Credo che il risultato sia giusto alla fine e quindi merito ai ragazzi e andiamo avanti. Ottica più è a Iesi, in largo Salvador Allende.
Quando siamo ormai quasi giunti alle 23:16, la terza parte della nostra trasmissione, molti temi relativi alla prossima giornata del campionato regionale di eccellenza li ha anticipati Giuliano Gubinelli. Diciamo subito che ci sono partite comunque molto molto importanti ed interessanti: Azzurra-Colli-Montefano, uno spareggio per i playoff, Castelfidardo-Fabriano-Cerreto, invece fondamentale per la parte bassa della classifica, Jesina-Osimana, ma soprattutto forse Sempronese-Atletico Gallo e Urbino-Atletico Ascoli, che decideranno il campionato e che vi proporremo in diretta a partire dalle 16:30 come sempre sulla nostra emittente. Facciamo ancora però un salto in Serie D vedendo il servizio su Chieti Termoli, che ha regalato la salvezza matematica alla formazione abruzzese neroverde ed inguaiato quella molisana. Vediamo il servizio. Il Chieti ottiene la salvezza diretta con due giornate di anticipo allo Stadio Angelini. La squadra di Chianese vince 3-1 con il Termoli, salendo così a quota 43 punti grazie ai gol di Michele Di Prisco, Giovanni Di Renzo e Simone Mancini. La rete di Giovanni Maiorino nel finale serve invece solo a rendere per quanto possibile meno amara la sconfitta dei ragazzi di Raffaele Esposito. Squalificato Giacomo Rossi, l'allenatore neroverde Mauro Chianese si affida in avanti ad Anticoli, supportato da Mercuri, mentre sul fronte opposto Esposito punta su Diop e Dragutinovic. Costretti subito ad inseguire i giallorossi, tentativo di Marino, la difesa rinvia sul destro di Michele Di Prisco, un gol spettacolare per il centrocampista del Chieti, non può nulla se non osservare Raul Lombardo. La rete dell'1-0 è davvero una perla di Michele Di Prisco. Iniziale sciopero del tifo legato a problemi alla biglietteria, interrotto da questo coro dei sostenitori del Chieti rivolto a quelli del Termoli, che rispondono così a testimonianza dell'amicizia tra le due tifoserie. I ritmi sono blandi, da una parte Massa Wood prova a scuotere il Chieti, dall'altra Dragutinovic cerca di sorprendere, però senza successo, un Francesco Serra poco impegnato in un primo tempo che premia la squadra di Chianese avanti con il minimo sforzo. Nella ripresa però il palo salva Francesco Serra su Lorusso, vicino al gol del pareggio il Termoli, poi bamba, altro tentativo con deviazione quasi impercettibile nel calcio d'angolo del portiere neroverde, ma siamo già sul fronte opposto perché dopo il pericolo scampato arriva il gol, il secondo stagionale per il difensore Giovanni Di Renzo, che ci prende gusto dopo la marcatura che valsa la vittoria nello scontro diretto con il Roma City. Ancora una volta solto la curva Volpi, sempre più nel cuore dei tifosi Di Renzo, un campionato strepitoso per lui. Il Chieti raddoppia ma non si accontenta, c'è spazio anche per il primo gol in campionato per Simone Mancini, quasi una liberazione per lui, autore sempre di gare di grande sacrificio. Arriva dunque pure la firma personale, il 3-0 del Chieti con il Termoli che sembra ormai aver deposto le armi, con i tifosi giallorossi che chiedono maggiore impegno alla squadra. Qui l'attaccante svizzero di origine serba di testa Milan Bajrak palla fuori, ma il Termoli sfrutta una delle poche disattenzioni del Chieti per siglare il gol del 3-1 con Giovanni Maiorano, l'ultima volta che i giallorossi erano andati a segno quasi due mesi fa con il Matese. Il triplice fischio di recupero della sezione di Lecce certifica la salvezza del Chieti sul Tanza in campo e in tribuna. I giocatori del Termoli invece a colloquio con i propri sostenitori a fine partita. La loro classifica è sempre più complicata, non quella di un Chieti che adesso può già guardare alla prossima stagione. I tifosi chiedono la Serie C per la prossima stagione. La dirigenza ha garantito che proverà ad accontentarli. E invece in questa categoria cercherà di restarci con tutte le sue forze il Monte Giorgio, atteso però domenica da una partita molto impegnativa sul campo del Vasto Girardi. Monte Giorgio attualmente penultimo, ultime chance di salvezza per il Tolentino, che giocherà a Riviera contro il Porto d'Ascoli, altro derby molto importante a Senigallia tra la Vigora e la San Benedettese, mentre il Fano giocherà in casa contro il Chieti. Questo è il quadro della 33esima giornata del campionato di Serie D Girone F, con la capolista Pineto invece
invece impegnata sul terreno del Roma City. Siamo in conclusione, vi ricordo gli appuntamenti con il calcio sulla nostra emittente. Domani a partire dalle 18.30 alle Marche nel Pallone, tempi supplementari, parleremo ancora di prima categoria, in modo particolare dell'Elpidiense Cascinare, poi l'appuntamento alle 21 con Picchio Club, il campionato dell'Ascoli Calcio con servizi ed ospiti in studio a cura di Mario La Rocca. Le Marche nel Pallone ovviamente vi dà appuntamento a domenica a partire dalle 21 per la puntata, per la sua trasmissione numero 34 di questa intensissima e lunga stagione. Grazie per essere stati con noi, buonanotte a tutti. In collaborazione con Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza, San Benedetto del Tronto. I Due Re, ristorante pizzeria, Lungomare Piermanni, Civitanova Marche. Ready Car è a Chiesa Nuova di Treia.